Ok, siamo live. Salute e salve a tutti, benvenuti. Diamo giusto uno o due minuti, Matteo, a tutti quanti per raggiungerci. E certo, approfitto per ringraziarti, Matteo, per essere qui con noi, qui su Storia d'Italia. È veramente un piacere, perché lo stavo dicendo prima offline. Io ogni volta che sentivo parlare di Longobardi, mi dicevo tutti: guarda gli Invicti Lupi, devi parlare con Matteo Grudina. Infatti, ecco, eccoci qua, ci siamo. Sono molto contento. Grazie per essere venuto su Storia d'Italia. Cominciamo ad avere qualcuno. Benvenuti a tutti. Come in tutte le dirette, vi ricordo che ovviamente potete lasciare le vostre domande. Io poi le metto in sovrimpressione e ne parliamo, ma abbiamo tanto di cui parlare comunque questa sera, quindi c'è tanta carne al fuoco, insomma, ma dateci le vostre domande liberamente. Grazie Manuel, saluto. Allora, prima di iniziare, scusa Matteo, oggi è un giorno un po' particolare, devo fare un piccolo annuncio per chi non lo dovesse sapere ancora. Insomma, è uscito oggi il podcast Guerre Incivili, che è il mio nuovo podcast realizzato con Storytel. Sono 9 puntate, quindi non va avanti ad oltranza come Storia d'Italia. Lo trovate su Storytel, c'è anche un link su Facebook, l'ho messo per avere una prova gratuita di 30 giorni, così che ve lo potete ascoltare tranquillamente senza problemi. E narra la storia della guerra sociale, quindi primo secolo avanti Cristo, la guerra sociale, l'unificazione dell'Italia. Ma oggi invece parliamo del processo opposto, insomma, parliamo della frammentazione dell'Italia. Allora, Matteo, innanzitutto, grazie ancora. Io volevo chiederti, come prima domanda, cosa ti ha portato, io so che hai iniziato il progetto di Invicti Lupi nel 2011, cosa ti ha portato a questo progetto di rievocazione? Beh, intanto un saluto a te Marco, ti ringrazio per avermi chiamato in trasmissione, grazie a tutti quelli che si stanno collegando, ci sono. Invicti Lupi nasce perché diciamo che 11 anni fa, c'era poco della rievocazione storica che curasse il periodo storico longobardo. Diciamo che il periodo alto medievale italiano è un periodo un po' particolare, chiamati i cosiddetti secoli bui, hanno avuto tanto bistrattati, come tutti quelli che studiano sanno. Pensiamo al Manzoni, pensiamo a tutto il periodo italiano in cui c'è stato un po' l'occultamento di questi secoli bui, no? Finito, esatto, l'impero romano, la grande gloria italiana, il resto schifo, no? Andiamo direttamente ai comuni. Esatto, cancelliamolo. Anche a livello scolastico, purtroppo, sì, vengono molto bypassati molto molto velocemente, in una settimana, due fatti, secoli di storia che hanno cambiato la storia d'Italia di come la conosciamo noi e hanno portato al basso medioevo italiano, a tutto quello che siamo stati, l'epoca comunale, signorie, tutto quello che c'è stato, il risorgimento. Quindi tornando a noi, io sono nel mondo della rievocazione storica dal 2005, prima mi sono lanciato, iniziato col 1200, ho provato a fare anche la rievocazione storica vichinga, quindi ho girato un po' l'Europa e ho aperto un po' gli occhi sul mondo della rievocazione europeo, che serve aprire gli occhi e uscire, sì, dai confini di casa. Certo. Questo è molto importante. E ho scoperto negli anni, appunto intorno a quegli anni 2010-2011, la realtà storica di Romans di Sonzo. Ecco, Romans di Sonzo è un piccolo paese friulano, 3500 abitanti, quindi è un piccolo paese, dove però nel 1986 hanno scoperto una delle necropoli longobarde più grandi d'Italia, 334 tombe, e sono tantissime se pensiamo alle dimensioni del paese. Sì, sì, e da lì ho conosciuto un gruppo culturale già attivo nel paese, il gruppo di Discussions, sai, chiacchierando, parlando, iniziando un po' a interessarmi a questi longobardi che non avevo idea di chi fossero, no? Perché comunque è una cosa che non si sapeva. Adesso per fortuna sono un po' più conosciuto, se dici longobardi è già una parola che suona di più nelle orecchie, ma 12 anni fa era, sì, era quasi una...
è una riscoperta recente. Io sto notando questo aumento di interesse per i Longobardi, è proprio visibile comunque. Certo, non siamo ancora a livelli di massa, ma sta certamente si vede l'interesse, mettiamola così, negli ultimi anni. È vero, è vero. Diciamo anche che grazie quindi al lavoro che le mostre... Scusa, che ho interrotto. Vai avanti. Vai. No, quello che dici tu si collega perfettamente perché le varie mostre, aver reso le sette città dell'UNESCO per i Longobardi italiani, con l'italiano bro, cioè è tutto un movimento che ha iniziato un po' a entrare nella testa delle genti, no? Quindi tutto è stato utile. E tornando a noi, avevo voglia di lanciarmi in un'impresa nuova, in un'impresa che ancora non esisteva, e ho detto, perché non lanciarsi a studiare la storia dei Longobardi che riguarda così fortemente, specialmente il Friuli. Riguarda tutta l'Italia, ma in Friuli è proprio lampante, ce l'avevo nel paese. Cioè io sono di un paese vicino, quindi è proprio storia locale, capisci? Ed era un peccato non studiare la storia locale, andare a studiare, certo, la storia di altre civiltà, altri mondi, però quando è la storia in casa è anche giusto che tu la conosca. Almeno questo mi sono dato il mio ideale, il mio principio sul quale mi sono lanciato. E siamo partiti tra i primi. Dopo, man mano, sono venuti fuori tanti altri gruppi. Questo è benissimo, perché al momento attuale ci sono molti rievocatori alto medievali e longobardi in Italia con i quali si possono fare eventi, si può fare divulgazione storica. Quindi questo è stato fondamentale, la crescita di questi 10 anni. E così nel 2011 siamo partiti all'arrimbaggio. Passo dopo passo abbiamo costruito la storia degli Invicti Lupi e abbiamo dato un grosso lavoro di valorizzazione storica al paese di Romance e poi un po' tutto il dintorni, no? Un po' alla volta, un passo alla volta, come sempre dico. Ci siamo fatti conoscere e adesso lavoriamo con le scuole, lavoriamo col museo. Quindi adesso abbiamo dimostrato che non siamo i fantomatici persone che vanno a fare un carnevale fuori stagione o che si improvvisano studiosi, ma gente appassionata che nel tempo libero studia, approfondisce, si confronta, segue le conferenze, segue i dibattiti, tutto quello che c'è da fare, e così a livello scolastico, a livello scientifico, acquisisci un curriculum vitae, come dire, no? Che è fondamentale, bisogna sempre dimostrare di non parlare a sproposito. E ora guarda, bene, perché si sta muovendo un panorama interessante, ecco. Certo, mi ritrovo completamente nel quadro che hai fatto dell'appassionato che studia in modo serio per dimostrare di poter parlare di quello di cui parla, quindi mi ritrovo molto in questo. Bello anche che Romance è proprio, tu sai che io ho realizzato una mappa della toponomastica longobarda, non lo so se lo sai, e mi piaceva molto questa cosa perché Romance probabilmente, non è sicuro, ma deriva da Arimanni, no? Quindi è forte perché romano di Lombardia, molte persone pensano che sia legato ai romani, no? Giustamente romano, no? In friulano è più forte il legame con Arimani perché hai romanzi, insomma. Bello, ma il progetto straordinario che adesso sta sbancando in tutto il mondo, perché io sono iscritto alla vostra newsletter e ogni settimana mi arriva una notizia: siamo stati selezionati in Brasile, siamo stati selezionati in California, abbiamo vinto il premio in Canada, abbiamo vinto il premio. Quanti premi avete vinto? Beh, adesso ne parliamo di che cosa, ma ne avete vinto un pochino di premi già? Abbiamo vinto finora 15 premi e, beh, posso anticiparlo, ma domani ti arriverà un'altra newsletter. A oggi siamo una nuova selezione ufficiale in finale, questo giro ad Atlanta. Quindi siamo arrivati a 24 selezioni ufficiali e 15 premi. Ma, cioè, e qui stiamo parlando di un documentario, ma rendetevi conto, un documentario italiano su un argomento, io dico, anche ostico per un'audience internazionale, perché i Longobardi sono cosa nostra, ma sono poco conosciuti al di fuori del confine dell'Italia, sono poco conosciuti in Italia, figurati fuori, ma Invicti Lupi sono dietro a un progetto di divulgazione in cui hanno costruito un documentario, Alboino e Romance, appunto, che è un documentario sui Longobardi
con un focus molto interessante sulla figura di Alboino. Come siete arrivati a questo progetto? Come vi è venuto in mente? Anche questa è una storia vecchia. Mi sento un vecchio che sembra che racconti i suoi ricordi del passato, no? Quando dico queste cose. Che... quando andavo alla guerra, ero lì. Che... ma è la pura verità, perché tutto quello, come adesso il docufilm che abbiamo realizzato, sono cose, sono semi che covano negli anni e che hanno dovuto aspettare l'anno buono per poter emergere. Diciamo che l'idea di un film, di un prodotto cinematografico sui Longobardi, ce l'ho in testa, penso, dal 2013, poco dopo che ho creato il gruppo. Sai perché? Perché sui Longobardi non esiste niente. Purtroppo i documentari, i docufilm, quello che c'è, sono dedicati a tutte altre epoche storiche. Sui Longobardi non è mai esistito nulla, purtroppo. C'è qualcosa a spot, cioè so che sono delle interviste di Italia Longobardorum, 4 anni fa, però... sono molto in stile proprio documentaristico, interviste, come un docufilm, qualcosa che attraga, che ci metta dentro la fiction, che si vedano come erano vestiti realmente questi personaggi, non c'è nulla, no? Allora è un'idea che covava negli anni. Anni fa mi sono conosciuto con il regista del nostro docufilm, Simone Brech, di Basi 2 Video Factory di Gorizia, e abbiamo iniziato a parlare di questa passione comune. Lui voleva fare il cinema e fare dei film, e io volevo fare dei film che valorizzassero la storia locale, dare valore alla figura del rievocatore storico. Quindi, bravissimo. E abbiamo iniziato una collaborazione con videoclip, con altre cose. Abbiamo fatto dei cortometraggi sul nostro canale YouTube. C'è, i primi esempi sono nel 2017-2019, due brevi cortometraggi promozionali, ma per iniziare un po' a sperimentarci, perché comunque è un mondo nuovo, è un mondo difficile. E alla fine, nel 2020, nell'anno della chiusura totale del mondo, di tutte le attività umane che ci sono stati, la cosiddetta avere la testa di coccio dura come la pietra e non mollare, ci ha portato a creare un prodotto. Ci sono aperte delle opportunità, abbiamo lavorato sodo, magari adesso neanche ne parleremo eventualmente, abbiamo realizzato il primo docufilm Langobardi del Boino Ormas, perché il titolo è proprio Langobardi con Langobardi, noi, la mia idea, sperando di riuscirci, è di creare vari episodi. Ah, quindi Langobardi il primo è al Boino Ormas, di iniziare a parlare di altri re, di altri periodi o di altre fondazioni di villaggi, cioè iniziare a creare docufilm divulgativi adatti sia alle scuole che al pubblico per insegnare la storia longobarda, anche perché il cinema è uno strumento mediatico potentissimo. Se noi lo utilizziamo al meglio e non in maniera malevola come si sta usando per tante cosiddette fiction storiche che girano, che in realtà sono vestiti, cioè di storico ne hanno veramente pochissimo e chiudiamo già il capitolo, ma se noi lo usiamo cuoio, bene, tutti vestiti di cuoio con sì, le armature di legno. Se noi usiamo bene il cinema, è una cosa che colpisce direttamente al cuore e all'interesse attuale, perché l'audiovisivo è lo strumento vincente su tutto, sulla carta, sui libri, su tutto. L'audiovisivo vince nella società moderna, allora cerchiamo di usarlo al meglio, questo è l'obiettivo, no? Il primo episodio è andato bene, speriamo di farne altri, insomma, perché no? Ma certo. Con l'esperienza maturata nel fare il primo... Liuprando, possiamo... ce ne sono di argomenti da coprire. Beh, la storia dei Longobardi farebbe meravigliare qualsiasi sceneggiatore di Hollywood, perché c'è di tutto, intrighi, lotte, c'è tutto. Cioè, non serve inventarsi niente, basta raccontare la storia. Esatto, sono completamente d'accordo. Guarda, voglio introdurre subito qualche domanda, quindi, visto che certo, ce ne stanno arrivando tante, quindi Stefano Manzi chiede: puoi darci tre luoghi fondamentali nella storia longobarda da non perdere, secondo te? Dai, che dici, Matteo? Solo tre. Solo tre? Allora, beh, devi fare la top 3, diciamo, come sempre. Allora, Romance di Zonzo,
ma per quello che vi racconterò alla fine, diciamo, quindi una cosa in itinere, ma ne parleremo anche più avanti. C'è una chicca che non dovete perdere. Ma la lasciamo, adesso parliamo di altre cose. Alla fine. Sì. E comunque, allora, pensando alla storia di Albuino, vi posso già citare Cividale, del Friuli, perché lo conosciamo, dove viene instaurato Gesù, il primo ducato. Verona è una città fondamentale sia nella storia romana che nella storia gotta che nella storia longobarda, è stata più volte capitale di vari regni barbarici, quindi Verona poi è dove viene assassinato il grande re, quindi merita un giro, ecco, non solo per Romeo e Giulietto ma per la storia di Alboino, ecco. E Pavia senz'altro come capitale, e poi sicuramente questo nel nord. Io non sono mai stato, ma per la storia longobarda Benevento, io cioè, mi sono ripromesso prima poi di andarla a vedere, ma per la storia della Longobardia non c'era solo Longobardia Maior, ma c'era Longobardia Minor. Benevento ha sorretto la storia longobarda fino all'arrivo dei Normanni, quindi siamo ormai nell'undicesimo secolo, quindi è rimasta lì. E soprattutto nei luoghi, io vi ricorderei di guardare intorno a casa vostra e a pensare, come si parlava prima, di tutti quei nomi che legano, di paesi che legano la propria toponomastica a un'origine longobarda, perché potremmo scoprire tante cose interessanti nelle piccole storie dei paesi, oltre ai grandi, le grandi città rinomate. Allora devo postare la mappa della toponomastica, andatevi a vedere la mappa della toponomastica longobarda che è sul mio sito, che è abbastanza, cioè, ovviamente non ci potranno mai essere tutti, adesso la posto come commento, non possono esserci tutti i toponimi anche antichi, io sono andato a prendere quelli trovabili su Google, insomma, però ne ho presi tanti anche dalle ricerche di toponomastica che sono riuscito a trovare, e quindi c'è una bella lista anche diviso per tipologia di toponimo. Io alla lista che hai detto aggiungerei un paio di posti, a Santa Giulia sono stato da poco, a Brescia, veramente è un posto che veramente merita per la storia longobarda e anche, diciamo, un ballottaggio per me tra Castelseprio e Spoleto, anche come posti belli dove andare a caccia di longobardi, insomma. Castelseprio è meraviglioso, il parco archeologico con ancora... Le fosse funerarie in pietra sono meravigliose, abbiamo fatto delle rievocazioni lì, è stupendo, ma sono tanti posti, capisci? È difficile dirti delle top 3 perché faresti anno ad altri, no? Cioè, però sono top 3 e noi ne abbiamo detti 8, quindi abbiamo una marea di posti in Italia sulla storia longobarda che piano piano in una vita si riescono forse a vedere. Io intanto, scusa, devo salutare James dalla Pennsylvania, insomma, perché insomma è notevole, insomma, l'interesse dagli Stati Uniti. Senti, una cosa che ci accomuna è che in questo docufilm che avete realizzato, uno delle persone che avete ingaggiato è Nicola Bergamo, che io ho intervistato già in una puntata. Ottimo, sì. Storico, ha scritto un bel libro sui Longobardi, storico bizantino prestato ai Longobardi, abbiamo visto la sua passione e conoscendo bene i bizantini conosce anche bene i Longobardi, quindi come è nata lì la collaborazione con Nicola e che cosa e come è stata anche girare insomma le parti di diciamo di più discorsive del video? Beh, con Nicola personalmente c'è un rapporto di amicizia ormai decennale. Ci siamo conosciuti a una sua presentazione del libro sui Longobardi nel 2012 o 11, è venuto a Udine, ha fatto una presentazione, sono andato a sentirlo e dopo da lì abbiamo iniziato a frequentarci, a conoscerci. Abbiamo un rapporto di amicizia, ecco, profondo da anni, quindi questo è un apporto. A livello di studi e tutto, lui è veramente appassionato, per quanto sia filo, io lo dico sempre, bizantinista totalmente sulla Roma d'Oriente, ma ha un'ampissima cultura sul mondo longobardo. E
con lui collaboriamo anche dal 2013 con la nostra revocazione di Roma Sacco Bordeaux, dove praticamente quasi ogni anno viene a tenerci delle conferenze per fare divulgazione al pubblico. Quindi con Nicola c'è un rapporto lunghissimo ed anche lui è tra coloro che poi, quando nel 2020 si è aperta questa piccola opportunità di finanziamento per iniziare il docufilm, oltre ad averne parlato con il regista, l'altro con cui da subito ne ho parlato per elaborare l'idea è stato appunto Nicola. Mi ricordo ancora, ci siamo trovati a fare una grigliata a Forni in montagna, perché lui ha una casa che va a fare le vacanze estive lì, e davanti al barbecue e a qualche birra abbiamo gettato le basi di ciò che poteva essere Langobardi, che poi si è evoluto, si è ampliato e cambiato, ma diciamo che inizialmente ci siamo sentiti un po' così tra noi tre. E lui era comunque entusiasta di partecipare, perché comunque sì, è stata un'esperienza nuova per uno storico. Non è facile parlare davanti a una telecamera. Magari uno è bravissimo a parlare alle conferenze, uno magari è bravissimo a scrivere, uno ha una cultura enorme. Ma fare il divulgatore non è così facile. Non è la stessa cosa. La prima esperienza molto importante è stato fondamentale per noi, perché mi ha portato un bagaglio culturale importantissimo e tanti aneddoti su cui dopo abbiamo sviluppato delle scene. E allora abbiamo scritto e abbiamo iniziato a girare. Diciamo, il discorso è molto complesso, perché comunque anche la sceneggiatura e tutto l'ho ritoccata io molte, molte volte, aggiustata. Però ci siamo tutti lanciati alla prima esperienza. Mi ricordo che la sua intervista, che voi l'avete vista lì, l'abbiamo girata in un weekend su 2 giorni su al Castello Formentini di San Floriano del Coglio, il mio paese di origine, e nella sala lì del Conte, dove è la biblioteca. Faceva freddo perché il camino non tirava, quindi ha girato nelle condizioni peggiori, Nicola, fino a febbraio. Ecco, quindi però ci siamo, quindi... Per me è stato molto importante averlo parte di questo progetto. Lavorando da tanti anni insieme, per me è stato giusto, come per tante altre persone che ho coinvolto nel progetto, coinvolgere tutti quegli amici collaboratori che da anni mi sostengono e mi aiutano nel progetto Invicti Lupi e Romance Longobarda. Per me, e non so come dirti, è un segno di rispetto, di amicizia. Per me la collaborazione sono fondamentali ed è giusto che... quando ho l'opportunità di coinvolgere e rendere integrare gli altri, insomma, quindi la sinergia è fondamentale per il successo. Sono completamente d'accordo. E ti volevo mandare questo, l'avevo mandato prima, ma vedevo che c'è probabilmente qualcuno che conosci, quindi volevo farti vedere. Ah, Germano, sì. Lui è il presidente dell'associazione culturale Gli Scussons di Romance. Lui con i Valdi sono i due vecchietti adesso del paese, ma quelli che senza i quali a Romance nessuno saprebbe dei Longobardi, perché l'aneddoto è che nell'86, scavando le buche per l'acquedotto comunale, salta fuori un pezzo di ferro, la prima spada del guerriero Zero. Ma se non c'era il signor Ibaldi che trovava lì, e poi con Germano che hanno iniziato a fare lo scavo volontario tutto, come tante cose in Italia, sarebbe stato risseppellito, rinascosto, sì. Magia. Tutto sparito, e invece queste due persone per anni hanno portato avanti un progetto di valorizzazione longobarda. Ora siamo arrivati io con i ragazzi nuovi a dare il cambio generazionale. Un cambio di linguaggio, diciamo, no? Perché un altro modo di fare divulgazione è tutto, però c'è un ideale trapasso di valorizzazione storica nel paese che è fondamentale. È colpa sua se sono longobardo, diciamo, è uno dei colpevoli. Vedi, colpa sua se è un longobardo, Germano, eh? Salutiamo. Salutiamo anche Vito, che effettivamente aveva dato il consiglio di parlarci, quindi visto alla fine si fanno sempre le cose. E senti, andiamo a parlare poi dell'argomento del... Ora, qui non possiamo far vedere il video, però... invito chi vuole a acquistare il video come DVD o Blu-ray, dov'è che possono comprare il docufilm? Allora, se andate sul nostro sito web, invictilupi.org, abbiamo messo una sezione nel docufilm dove noi spediamo o dal vivo, quando facciamo le proiezioni o nei luoghi dove andiamo, portiamo i DVD e il Blu-ray.
questo è un metodo per noi per autofinanziarci, perché come dicevo noi vogliamo fare nuovi progetti, quindi non è un finanziamento per farci la busta paga, ma è totalmente un finanziamento per lanciarci su progetti più ambiziosi, più grandi, ecco. Quindi chiunque ci sarebbe niente di male neanche nella busta paga, perché se uno fa divulgazione uno lo vuole sostenere, certo, e dare la possibilità a Matteo di occuparsi più possibile del suo tempo con i Longobardi, certo. Però è un sostegno a tutto il progetto di divulgazione, ok. E quindi l'argomento, la cosa interessante che avete scelto, invece di parlare dei Longobardi in generale, quindi fare un mischione magari di tutta la storia longobarda, mi è piaciuto molto che avete fatto uno zoom, un focus sulla primissima fase, addirittura andando prima dell'arrivo dei Longobardi in Italia, quindi narrando in modo biografico la storia di Alboino. Cosa ti ha colpito della figura di Alboino? Come mai avete scelto Alboino per iniziare questa avventura? Alboino è un guerriero affascinante. Guerriero è l'ultimo degli eroi longobardi. Non lo so, forse il primo e l'ultimo dei grandi eroi. Ha una storia incredibile. Almeno io nell'anno del docufilm ho letto varie cose su di lui, vari testi che ci sono, ho fatto un po' di ricerca e sono rimasto folgorato da questo personaggio, perché diciamo che è l'ultimo dei personaggi mitici, ma è il primo dei personaggi storici. In un certo, esatto, senso, no? È proprio al confine tra questi due mondi, tra il mito e la storia. Esatto. Ha ancora i caratteristici eroici, le caratteristiche eroiche del grande condottiero eroico dell'era delle migrazioni. Tant'è vero che finisce nel Widsith, nel poema anglosassone, esatto, che racconta. Che è incredibile a pensarci che è arrivato fino lassù. Quella è la Hall of Fame, no? Dell'era delle migrazioni. Se finisci in Widsith vuol dire che ce l'hai fatta. È come avere la stella ad Hollywood, anzi quella è inflazionata rispetto a... Quindi... No, se pensiamo veramente per i racconti, le storie dell'epoca, essere arrivati fino ai poemi in Britannia è incredibile per un re dell'area danubiana che comunque ha finito la sua vita nel nord Italia, ecco. Quindi, certo. E tornando a lui, è stato affascinante. E abbiamo selezionato lui perché volevamo proprio lanciarci a essere un po' controcorrente e a seguire una nuova linea di studi che c'è sui Longobardi, no? Quindi volevamo parlare delle origini dei Longobardi, del primo re che ha dato il via a tutto, un re che comunque è stato leggendario per le sue vittorie sui Gepidi, per la sua storia... tra virgolette, veramente hollywoodiana, con i tradimenti, con la morte, con la scala, quindi questo misto di magia, di ritualità, di religiosità, ed è stato incredibile, no? Quindi l'obiettivo del primo Longobardi era appunto l'origine dei Longobardi, il primo grande re che ha portato i Longobardi in Italia, e questa è la storia grande, e nella storia piccola parlare di come è nato il nostro paese, il villaggio di Romans. Quindi unire un grande filo conduttore e inserirci un piccolo tassello di storia locale. Questo è stato un po' il primo episodio. È anche un'idea per i prossimi, diciamo, no? Sempre lavorare sulla grande storia italiana, ma iniziare anche a focalizzarci su aspetti locali, storiografici in piccolo, di ciò che riguarda la vita comune dei normali uomini e donne che c'erano all'epoca. Non c'erano solo i guerrieri, i grandi condottieri, i grandi generali, ma c'era anche il popolino. Quindi era giusto parlare di entrambi, calcolando di doverlo fare in un target di 50 minuti, perché l'obiettivo che mi sono dato all'inizio era un'ora scolastica. Cioè volevo offrire un prodotto che un professore mette nella sua ora di classe. Mediamente le ore a scuola sono 50, 55, 60 minuti, quindi il target orario era quello, quindi comunque abbiamo dovuto condensare tantissimo, quindi ci siamo specializzati su Alboino. Se posso fare un complimento, siete stati molto efficienti in quell'ora, perché io che l'ho vista non mi ha dato la sensazione di 50 minuti, mi ha dato la sensazione di un film lungo, perché era bello denso di contenuti e siete riusciti, appunto focalizzandovi su alcune tematiche precise, poi a
a sviscerarle bene, insomma, invece di, se aveste provato a narrare tutta la storia dei Longobardi in un'ora, sarebbe venuta una cosa molto banale, sicuramente migliore di dell'esistente, perché non c'è niente, quindi sarebbe comunque stato utile, premesso, sarebbe stata una cosa molto alla Wikipedia, buttare lì 500 notizie in 4 righe, però è molto difficile. E diciamo che l'obiettivo era suscitare interesse sui Longobardi. E quindi non abbiamo voluto, abbiamo fatto un prodotto che dà un'informazione, ma lo scopo principale è che la gente, dopo che ha visto questo prodotto, si apre un libro, segue un intervento, segue delle conferenze, si interessi alla storia longobarda. Questo è il nostro obiettivo, interessare. Quindi, come dicevi tu, condensando questi due argomenti e anche la parte archeologica, grazie al professor Angiulli, Brandolini e Giovanini, che ci hanno seguito come archeologi, dando degli spunti su come erano vestiti, come lavoravano, dove vivevano i Longobardi, cosa mangiavano, che interessa tanto, ecco. Sì, la gente magari poi si interessa e va a approfondire il discorso. Questo è lo scopo, no, della divulgazione, interessare, e poi sta a ognuno di noi fare il suo percorso e fare la sua ricerca, ecco. Bene, bene. No, sono completamente d'accordo. Senti, uno dei temi, come detto, del docufilm è l'origine dei Longobardi, perché diciamo, qui la storiografia contemporanea ha delle idee abbastanza diverse, che ha spiegato Nicola, insomma, anche ci sono varie tesi, ovviamente, però vuoi spiegare, diciamo, sia la tesi che è stata proposta, sia in generale quali sono stati i progressi, insomma, nel campo dell'origine dei Longobardi di recente? Certo. Beh, l'origine mitica, quella raccontata da Paolo Diacono, è che i Longobardi scappano dalla Scandinavia, arrivano alle foci del fiume Elba, uccidono, spaccano, fanno il disastro, sono i più feroci tra i popoli germanici, come viene raccontato nel primo secolo, e piano piano si fanno largo a suon di spadate fino all'Austria, al Norico, e da lì Norico, Pannonia, l'arrivo nella penisola italiana. Questo è il vecchio mito ottocentesco, novecentesco, diciamo, del periodo degli studi del periodo in cui si parlava di tutti i popoli sono germanici, tutto germanico, sì, sì. Tutto nordico, tutto è nazionalista. Il periodo del mito del 1900. Esatto, è il periodo dei nazionalismi, quindi ognuno, esatto, si va a cercare le origini mitiche del proprio popolo, che tra, esatto, l'altro anche noi andiamo a cercare origini mitiche nei romani. Esatto. E poi ovviamente in Italia, 800, fascismo, si espelle dal sentire i Longobardi, perché no, quelli sono tedeschi, e quindi poi detto, qui dico tedeschi. Manzoni, alla fine cosa fa Manzoni? I Longobardi sono gli austriaci sono gli invasori, schifo su tutto quello che posso raccontare, fare una damnatio memoria sui Longobardi, perché non è l'origine italiana. Quindi, l'origine è questa qua, mitica, la conosciamo tutti, anche perché è la cosa che anni fa era quella che veniva solo spiegata nelle scuole, quindi si sa di questo. In realtà quello che noi abbiamo voluto lanciare controcorrente, diciamo, ma neanche tanto, perché ormai è uno studio che si sta allargando e sta prendendo molti accademici sotto la sua bandiera, sono gli studi della scuola di Vienna, del professor Walter Pohl, in cui si ragiona su un'origine molto più pannonica dei Longobardi, ovvero i vini, non originario, si sa, e anche il nome Longobardi viene definito nel primo secolo d.C. sul fiume Elba, ma si sa che sono sempre i romani che danno i nomi ai popoli. Ma quelli che si chiamavano Longobardi vinili nel fiume Elba non sono i Longobardi e i Longobardi che sono con Auduino e Albuino in Pannonia. Questo ci spiega la scuola di Vienna. È più plausibile che quel grande ricettacolo di popoli che c'era nell'area danubiana in quel periodo, perché comunque l'area del Norico, della Pannonia, sono le porte d'ingresso in Europa di gran parte delle invasioni barbariche cosiddette, cioè, lì c'è un groviglio di popoli, di tradizioni germaniche, slave, romane,
c'è un po' di tutto, c'è una cozzaglia di popoli. Sì. E quindi è plausibile che dei grandi condottieri, carismatici, forti in guerra, ricchi, che potevano permettersi di sostenere dei soldati, e il primo appunto è stato Auduino, radunassero sotto la propria bandiera varie tribù, vari clan, varie fare, chiamiamoli come vogliamo, no? Ed è anche plausibile che questi re cercassero un'origine mitica del proprio popolo e cercassero di darsi un nome importante. In questo caso, un'ipotesi è che un nome importante come quello dei Longobardi, citato dai Romani già 400 anni prima e temuto a livello di nome, fosse molto utile per un nuovo condottiero per farsi strada e acquisire dei domini. Ripeto, è un'ipotesi, nessuno di noi purtroppo ha la conoscenza perfetta di quello che è, sono nuove ipotesi che però, ragionandoci, hanno un senso a riguardo di logica, unendo vari tasselli di informazioni. Quindi è plausibile che questo Auduino prendesse un nome romano rispettato per trattare con i romani, perché era comunque un federato romano, combatteva sotto la bandiera dell'Oriente, quindi doveva darsi un nome, e sotto questo nome mitico accogliesse guerrieri. E grazie ai guerrieri poteva diventare un re potente, espandere i domini. È tutto un effetto causa-effetto, no? Cioè è tutta una sequenza domino-causa-effetto che serve. Ed è molto affascinante come teoria, l'abbiamo abbracciata in pieno. Nicola anche è un ferio sostenitore di questa teoria, quindi abbiamo seguito proprio il nostro storico su questa linea, anche per dare un'idea diversa, che poi la gente faccia le proprie ricerche e vada a confrontare le due teorie e a farsi un'idea propria. Però abbiamo lavorato molto su questo, ecco. Penso, magari mi sono perso nel film, ma sull'origine... No, è chiarissimo quello che hai detto. Aggiungo due cose, magari. La prima è che la Pannonia è molto interessante nel V secolo, quindi nel periodo immediatamente precedente alla storia di Auduino e Alboino, perché c'è il grande rimescolamento dei popoli in Pannonia causato dagli Unni. Tant'è vero che si sviluppa uno stile che gli archeologi chiamano lo stile pannonico, che è uno stile che accomuna tutte le popolazioni germaniche, non germaniche, gli Unni, tant'è vero che non sono distinguibili quasi, che sono sotto l'impero degli Unni, fino alla morte di Attila, qualche anno dopo la morte di Attila. Quindi questo rimescolamento è sicuro, tant'è vero che nessun popolo d'inizio V secolo ha, dopo l'impero degli Unni, è nello stesso posto. Anche se si sono spostati, sono veramente gli stessi, comunque si sono spostati, quindi c'è stato un grosso rimescolamento. In più gli Unni avevano questa abitudine di rafforzare alcuni capi contro altri, ovviamente per controllarli, quindi aggregarsi, la possibilità di aggregarsi verso uno, verso l'altro, in questo grande rimescolamento è possibile che sia successo una cosa del genere. La cosa che non sono del tutto convinto, l'unica cosa di cui non sono del tutto convinto, poi quando sono andati ad analizzare i resti dei Longobardi, effettivamente geneticamente, che non vuol dire niente in teoria, noi sappiamo che l'identità etnica è una cosa soggettiva, non ha niente a che fare con i geni, però effettivamente geneticamente sembrano più di origine, più assimili a altri popoli germanici che ad altro, però questo non vuol dire niente perché, di nuovo, come dicevi tu, può essere un'aggregazione di popoli, o di, non neanche di popoli, di persone di varia estrazione che si radunano attorno a un forte capo, soprattutto nel grande periodo di caos che segue la caduta degli Unni, dove c'è un generale rimescolamento e una nuova classe dirigente, perché anche gli Amali di Teodorico è molto probabile che emergano immediatamente proprio in questa fase, anche se pretendono di scendere da chissà chi. E la stessa cosa succede con Auduino e Alboino, insomma, che emergono in questo periodo. E l'altra cosa che mi è piaciuta molto di quello che hai detto è come hai sottolineato la dipendenza dei Longobardi dall'impero romano. Ovviamente noi quello che noi chiamiamo impero romano d'Oriente, anche se non c'è più quello d'Occidente, quindi non serve, quindi impero romano. E io ho cercato anche nel podcast di mettere l'accento sull'importanza della relazione dei Longobardi
a volte alleati, a volte avversari con l'impero romano, anche prima dell'ingresso in Italia. Quindi questo è molto, molto interessante. No, va bene. No, ora, ci sta, anche perché sappiamo che i Longobardi sono un popolo che ha sempre assimilato altri popoli, perché comunque erano veramente pochi. Quindi quello che si parlava delle origini etniche, genetiche, trova dall'altra parte il fatto che comunque altri popoli, magari di altre origini etniche, si definivano Longobardi, venivano inseriti nei ranghi dell'esercito per questa necessità di uomini d'arme. Quindi questo sì, se può aiutarci la genetica, dall'altra parte ci può mettere anche un po' in inganno. Beh, bisogna sempre fare un ragionamento tutto tondo, perché veramente l'area danubiana del quinto, col sesto secolo si mette a posto, ma del quinto comunque era un caos totale. C'è veramente un rimescolamento di popoli incredibile. Ed è affascinante come i Longobardi, con Alboino prima e poi ovviamente con Alboino, riescono a diventare il popolo egemone su quest'area pannonica danubiana, nonostante tanti vicini forti e scomodi. Quindi un colpo con i Romani, un colpo contro i Romani, girando le carte della storia di quel periodo, ne escono vincitori. Quindi io rimango affascinato di comunque un popolo che esce dal nulla, che elimina un popolo più antico come quello dei Gepidi, si fa valere contro un potere romano incredibile, mette comunque, si dice, in imbarazzo, ma gli avari non li attaccano mai palesemente nonostante la loro potenza militare. Quindi io penso che sono tutte cose che devono far ragionare su un valore di questo popolo longobardo, con questo suo condottiero Alboino, questo veramente l'ultimo degli eroi, che è veramente affascinante. E anche per tutti i resti che abbiamo nelle necropoli ungheresi, vuol dire che hanno lasciato un segno anche nella storia dell'Ungheria, i Longobardi, quindi è importante. Certo, ci sono molti... Anzi, un tempo l'archeologia del Longobardo era più sviluppata in Ungheria che in Italia. Oggi le cose si sono abbastanza corrette, perché ultimamente è stato scavato tanto in Italia di Longobardo. Noi fino a pochi... Io ho letto un libro degli anni Ottanta e diceva noi non abbiamo niente, solo scavi fatti a inizio Novecento e fino Ottocento. Adesso le cose sono un po' cambiate. Io volevo fare un'analogia per spiegare questa cosa dell'aggregazione intorno a un capo, no? Cioè, tu immagini come mi viene in mente questa cosa... Sei dopo un'alluvione, no? O un'esondazione, no? E tu hai tutti questi pezzi di legno o di relitti che galleggiano nell'acqua e poi tendono a raggrupparsi, no? E l'impero degli Unni, l'arrivo degli Unni è stata l'alluvione. Poi tutti questi pezzetti di popoli misti, mescolati, di gruppi, anche semplicemente di gruppi di guerrieri, che poi tornano a coalizzarsi quando il potere degli Unni si indebolisce. Questo mi ha sempre dato l'impressione di un processo simile a questo. Poi ovviamente il dettaglio non lo possiamo sapere. Una domanda, un'affermazione di Rossana, che magari vale la pena fermarcisi un attimo, ma i Romani ormai erano molto deboli, non avevano più potere. Tu sei d'accordo, Matteo? Per quanto io sono longobardo, non sono totalmente d'accordo, perché se noi pensiamo debolezza, cosa vuol dire? Non avevano militari, ma avevano un impero così esteso, una rete diplomatica così estesa, una rete di emissari così estesa, tutti i popoli germanici, così dette, o balcanici, comunque si sentivano, non dico inferiori, ma avevano questo senso di rispetto verso il mondo romano, si sentivano di doverlo raggiungere, eguagliarlo, superarlo, conquistarlo. Cioè, per noi magari uomini moderni è difficile da concepire, ma io penso che nel VI secolo Roma continuava a essere chiamata Roma, chiaramente, ma incuteva timore nei popoli cosiddetti barbarici, e loro dovevano sempre raffrontarsi a un emissario romano. Quindi debolezza, ok, magari sulle battaglie campali, però Roma aveva così tanti confini che non poteva permettersi, ma ricordiamo sempre che Roma combatteva soprattutto a Oriente, perché il cuore dell'impero, della ricchezza, era là. Noi eravamo un po' le province sfigate, quelle che si teneva per il vecchio mito di Roma, però la ricchezza era in Egitto,
era in Anatolia ed era là che dovevano combattere con le truppe d'élite, i romani. Sì, esatto. Qui comunque hanno mantenuto possedimenti nonostante la cosiddetta debolezza, ed è questo che è molto affascinante. Se pensiamo ai Longobardi, riescono a conquistare Ravenna appena dopo quasi due secoli, quindi quando siamo alla fine, nel 752. I romani stessi comunque in Dalmazia, sulle coste, rimangono, sud Italia, rimangono. Non lo so, la parola debolezza ci sta, ok, non è più la Roma imperiale prima, diciamo, delle prime invasioni une, diciamolo, chiaro, ma ha un potere comunque incredibile, perché ha una logistica ancora incredibile. Cioè, io sono forse più affascinato della Roma come si mantiene, che non della Roma del Fasto, che comunque era veramente totalmente egemone e faceva quello che voleva, ma è in questo periodo che è veramente incredibile come Roma d'Oriente mantenga tutto o perda piccoli pezzi alla volta. C'è un'opera diplomatica di lavoro militare che è affascinante, ecco, non so come altro dirlo, ecco. Sì, no, è chiaro cosa volevi dire. E io quello che voglio dire è che, ovviamente, quando parliamo di Roma, noi lo diamo per scontato, però intendiamo quello che gli storici dell'Ottocento chiamavano Impero Bizantino, in quest'epoca, nel VI secolo. Però è l'Impero Romano, quindi è sbagliato chiamarlo Impero Bizantino, quindi noi, e tutti i suoi vicini l'hanno sempre chiamato Roma. Anche gli arabi lo chiamavano Roma, i persiani lo chiamavano Roma, quindi gli facciamo un bel regalo e lo chiamiamo Roma anche noi. E questo è comunque l'unica vera superpotenza del Mediterraneo nel VI secolo, e è ancora capace di proiettare la sua forza ai tempi di Giustiniano alla riconquista dell'Occidente. E comunque anche dopo, sempre il timore, io noto nella storia longobarda, soprattutto nei primi decenni, il timore della spedizione tipo Narsete che va a distruggere i Goti, ce l'avevano sempre, secondo me, nel retro della testa. Se esageriamo, se l'impero si riprende un po', rischiamo che ci arriva tra capo e collo una spedizione Narsete. Quindi in questo senso, secondo me, anche... E poi si vede anche dai dettagli, tipo tutti i re romano-germanici non si permettono di coniare monete d'oro, perché la moneta d'oro è solo dell'imperatore romano. Se la coniano, la coniano con il viso dell'imperatore romano, anche se ci sono in guerra, anche se sono in guerra contro l'impero romano, coniano le monete, usano i loro soldi, usano i loro tremissi, esatto, i tremissi con il volto dell'imperatore. Magari non ci mettono l'imperatore con cui sono in guerra, ci mettono quello prima con cui erano in pace. Però, per dire, è inconcepibile per un abitante di un regno romano-germanico, anche per la leadership dei romani germanici, pensare a mettersi sullo stesso piano dell'impero, in questo senso. Senti, sulla migrazione dei Longobardi ci sono anche tante tesi, no? Chiamati dai romani, o bizantini, chiamati da Narsete, spinti dagli avari, oppure soldati federati che poi si sono ribellati. Che idea ti sei fatto tu? Ovviamente, per parlarvi, sono varie tesi legittime, ma che idea ti sei fatto tu su questo argomento? Un'idea personale, dici, no? Perché, come dicevi, sì, tu, abbiamo varie... Ci, no, se vuoi puoi anche riassumere, no, le varie ipotesi e dire quale ti convince di più, insomma. La leggenda, che non so se è leggenda, Diacono ci dice che Narsete, quando viene istituito da Giustino II, l'imperatore, che inserisce un altro esarca nella figura di Longino, se la prende, invia la lettera ai capi longobardi, ad Alboino, gli racconta di questa terra dove scorre il latte e il miele e li invita a prendersi la provincia d'Italia. Questo è il mito di Paolo Diacono. Quindi, no, i longobardi nel giorno di Pasqua, tutte queste cose super allegoriche, cioè sono tutti simboli che vengono inseriti per giustificare l'arrivo dei longobardi. Teorie che si sono sviluppate dopo dicono che i romani comunque temevano più i franchi che non i longobardi e avevano bisogno di inserire un popolo cuscinetto
tra loro è il regno dei Franchi, quindi avevano individuato come sacrificabile il nord Italia oltre il cosiddetto limes del Po per inserire un altro popolo germanico e utilizzare la vecchia teoria che aveva fatto rimanere in piedi l'impero romano per tanti secoli, cioè che i barbari si ammazzassero tra di loro, no? Quindi un'invasione di un popolo più forte con uno stato cuscinetto avrebbe evitato danni peggiori ai domini italiani. Altre teorie dicono che dopo la guerra greco-gotica, dopo le pestilenze e tutto il caos che ci è stato creato, comunque non ci fossero forze militari per difendere il regno d'Italia, la provincia d'Italia. Altre teorie dicono ancora che i Goti, sconfitti dai Romani, appena si vede la possibilità di uccidere i loro nemici della guerra greco-gotica, si alleano i Longobardi, quindi danno manforte ai Longobardi. Ci sono tantissime cose che, di cui noi non avremo mai una verità. La mia idea che mi sono fatto è che comunque i Romani cercano di rafforzare i confini friulani, il cosiddetto claustra Alpi Iuliarum, scusatemi il latino, sì, come mi viene, sarebbero, sì, i castelli a difesa delle Alpi Giulie. Quindi, sì, comunque i Romani vanno a difenderli. Fragile, il confine più fragile, esatto, dell'Italia. Alla fine noi siamo stati la porta di invasione di tutte le guerre. Tutta. I friulani qua, c'è stato un ricettacolo di popoli che sono passati di qua perché avendo la pianura, avendo le montagne al massimo 1500 metri, nessuno faceva il giro. L'ha fatto Annibale sulle Alpi di là, ma è un caso alla fine. L'hanno fatto veramente in pochi il giro di là. Quindi eravamo il confine debole. L'area danubiana, pannonica, come ho detto, è stato sempre un leone, un focolaio di invasioni. Quindi i Romani vanno a proteggerla qui. E si sa che ci sono dei cosiddetti castra, adesso in Slovenia, ai Dussina e altri posti, fino su alle Alpi Giulie, fino su nel Trevisano, dove i Romani vanno a mettere dei presidi militari. Quindi non è che i Romani magari volessero cedere a gratis un terreno, mi sono fatto la mia idea. E esatto, che magari la spinta di questo popolo, un mescolamento di cause, che magari comunque i Romani avevano richiamato più truppe in Oriente perché al tempo stesso i persiani comunque attaccavano, quindi c'è stato un insieme di concause che ha fatto sì che Alboino entrasse come un coltello nel burro, e difatti questa è stata la rovina di Alboino. Lui è entrato senza fare una guerra, se non assedi. Quindi il grande mito germanico dell'eroe condottiero, del primus inter pares, di quello che batte la spada sul suo scudo e va alla carica per primo, dopo le grandi vittorie con i gepidi, in Italia finisce. Quindi sì, io mi sono fatto questa idea che i Romani tengono i loro presidi, pensano di contenere l'invasione longobarda perché magari sanno poterla affrontare in una battaglia campale che non avevano gli uomini, però comunque gli sfugge. Questo è innegabile, perché sennò come sarebbero arrivati i Longobardi fino al sud Italia? Sfugge di mano. Se avevano quella di contenerli al di là del Po, avrebbero fortificato totalmente il Po e sarebbero assestati lì, come era l'Imes del Reno e del Danubio nei secoli precedenti, avrebbero fatto lo stesso. Esatto. Quindi vuol dire che è un insieme di cose. E poi ricordiamo che questi Longobardi erano gli scappati, perdonatemi il termine, cioè seguivano i loro piccoli leader, quindi non c'era ancora la figura del re forte, sì, c'è Alboino, ma non c'era un'idea regia forte come magari verrà sviluppata di monarca in monarca nella storia dei Longobardi. Inizialmente sono bande, si attaccano al più forte, ma esatto, con il piero che li porta. Non per niente sono arrivati anche in Provenza, cioè sono andati un po' ovunque, no? Territorio grande. Hanno invaso il regno dei Franchi, essendo in guerra contro i Romani, la superpotenza dell'epoca, decidono in contemporanea, questo dopo l'assassinio di Alboino, anche di Clefi, di invadere la seconda potenza più importante del Mediterraneo. Quindi lì te le vai proprio a cercare, insomma. Insomma, però se c'è bisogno di oro, ricordiamo che alla fine erano popoli barbari che si facevano corrompere facilmente, quindi è una cosa che mi piace spiegare molto quando andiamo nelle scuole, andiamo alle rievocazioni, di togliere questo falso mito del germano
perfetto, no? Che c'è, no? Il barbaro perfetto, guerriero. Ok, è molto bello far finta di esserlo, ma non è così. In realtà erano un popolo facilmente corruttibile. E d'altronde i romani cosa fanno? Li mettono uno contro l'altro di continuo con soldi e con promesse. Quindi da questo punto di vista si sa che questa è stata la grande distruzione dei Longobardi, no? Essere... Da qui appunto vanno a cercare rogne con i Franchi, vanno a cercare rogne un po' con tutti, perché alla fine c'era il mito del saccheggio di prendere territori facilmente. Almeno inizialmente, poi... Almeno questa è la primissima la fase. La storia dei Longobardi si mette in sesto con, da Autari in poi, si inizia ad assestare. Esatto. Ma i primi due decenni è caos. Autari è il vero primo re, diciamo, re territoriale dei Longobardi. Questa è la sensazione che mi sono fatta. Il primo vero re, in questo senso, di un regno stabilito. Prima è un periodo difficile, insomma. Però questo periodo difficile viene precipitato dall'assassinio di Alboino. E quindi qui io vorrei fare un episodio di Cold Case, no? Di andare quindi a su un caso abbastanza freddino, insomma, di 1400 anni e più. E quindi andare, diciamo, andiamo sul luogo del delitto. Chi è l'assassino? Chi è il mandante e chi è l'assassino? Perché è una storia interessante. Ovviamente non tutti magari la conoscono, quindi se vuoi dire, se vuoi raccontarla brevemente, ci sta. Certo. Allora, la iniziamo a raccontare con questo. Nel docufilm, c'è una bella storia. Lì, la raccontiamo con questo. Il casus, il casus, no? Si dice, no? Esatto. Perché non lo sa, questa è la scala, no? Dovrebbe essere il teschio di Cunimondo, che il Manzoni elogia proprio nel suo mito, in cui Alboino obbliga la propria moglie Rosmunda a bere dal teschio del padre come atto sacrilego di infamia, secondo gli antichi miti manzoniani. La moglie si adira, trova nel fratello di latte il Micchi, che puntava a diventare il re dei Longobardi, un alleato perfetto, e ammazzano col tradimento il re. Poi si avvenne e muoiono tra loro. Questo è il mito. Dal punto di vista storico, diciamo che il mito della scala lo sfatiamo, perché non era un atto sacrilego verso i morti, ma si sa che era un atto religioso. Ricordiamo, i Longobardi vengono definiti ariani. Anche questo va sfatato un po', no? Perché alla fine, sì, di vescovi ariani in Italia era uno. Diciamo che erano più pagani che non ariani, tutto prima della conversione graduale al cattolicesimo, ecco. Nei loro miti di superstizione, di religione, fatelo come volete, non voglio offendere, ecco, ognuno ha la sua idea, e i Longobardi hanno una religiosità sia per divinità simile a quelle nordiche, no? I vari Votan, Donar, Freya, che sono dei che poi li ricordiamo nei miti nordici, ma sono anche molto legati ai miti delle steppe, dei popoli delle steppe come gli Avari, ciò che rimaneva degli Unni. Ad esempio il mito della scala, quello di Berda, il teschio di un nemico, è un rituale della steppa, che non è un atto sacrilego, ma serve a incanalare l'energia magica del guerriero che abbiamo sconfitto. Quindi era il massimo atto di onore che si dava a un morto. Ovviamente nella visione cristiana questo era blasfemia. Quindi ecco, quindi partiamo dal mito. Si racconta appunto che Alboino una sera era abbastanza brillo, diciamo che dovrebbe essere dopo la conquista di Pavia, quindi dopo 3 anni di assedio va a Verona, fa un grande banchetto, lo mostriamo anche nel film, fa bere a Rosmunda dal teschio del padre, magari lui come atto di rispetto al padre, ma si sa che all'interno dei Longobardi c'era una fazione filogepida. Comunque Rosmunda era Gepida, la figlia dell'ultimo re Gepida, con cui Alboino sposandola assimila a sé tutto il popolo, quindi questo rituale di inglobare il popolo, perché sposo la donna che lo rappresenta, quindi divento il padre di questo popolo. Si sa che c'era una fazione filogepida che comunque remava contro questo potere dei Longobardi, e questa fazione Gepida, Longobarda, diciamo, era
aizzata dall'esarca Longino, quindi dietro c'è di nuovo la mano di Roma. Roma ha sempre le mani in tutte le storie dei barbari, non c'è scampo su questo. Quindi esatto. Aveva gli spie e gli emissari, incredibile. Un cioè, ottimo servizio segreto. Delle spie americane del giorno d'oggi. Esatto, e io una cosa che penso è che noi sappiamo l'1% forse di quello che hanno fatto. Cioè tipo, ci sono degli episodi che io leggendo la storia di Procopio, per esempio, a un certo punto c'è, lui dice... il re dei persiani stava accumulando della legna per diciamo organizzare una flotta sul Mar Nero, ma è andata a fuoco questo deposito. Ma che strano, sono cose che capitano. Oppure stessa cosa succede, il granaio di Witigis, importante per difendere Ravenna durante la guerra greco-gotica, anche quello casualmente quando comincia l'assedio va a fuoco, e sono cose che capitano, insomma, per dire. Quindi, che da qui il potere di Roma, esatto, perché aveva le mani ovunque, e quindi aveva le mani anche all'interno della corte di questa protocorte. Non era ancora una corte, no? Il concetto di corte nascerà, come dicevamo, col tempo nei Longobardi. Esatto. Si sa che Michi sicuramente era un condottiero importante, così mi ha raccontato, quindi ambiva a diventare lui stesso re, come magari tanti che vogliono sempre spodestare. Nelle tribù germaniche c'è sempre stato questo modo di uccidere il capo per diventare il capo, solo che gli va male, perché alla fine Alboino era un capo amato per farmi capire, ma anche se non è la parola più corretta, ma era un capo rispettato, amato dai propri nobili, perché era uno che aveva combattuto e vinto in Pannonia, anche se poi in Italia non aveva fatto niente. E quindi la congiura, ok, riescono a uccidere il re, il mito racconta che Alboino viene fatto bere, brillo, va a fare il riposo pomeridiano nella sua stanza di pietra nel palazzo di Teodorico. Le guardie con una scusa vengono fatte andare via da Rosmunda, quindi rimane senza la guardia personale. Si ipotizza che solo la moglie potesse avere forse il potere di mandare via la guardia, ma è molto strano che la guardia di un re si faccia soggettare così, mettiamola così. La spada viene legata e il Michi entra armato. Alboino nella sua forza si difende per un po', ma alla fine il legno contro l'acciaio nulla c'è da fare, quindi muore assassinato. E il Michi e Rosmunda si sa che scappano con tutto il tesoro dei Longobardi. Questo è una cosa importante, perché molto le ricchezze importante. Eva spariscono a Ravenna, di nuovo Roma recupera le ricchezze perdute. L'unica figlia di Alboino, nata dal precedente matrimonio, viene portata al seguito, quindi il seguito di Alboino, e quindi da lì vengono poi spediti in Oriente, vengono mandati di nuovo in Anatolia, no? Quindi si sa che anche dei Longobardi... i persiani! Tra la cosa interessante è che i Longobardi... Biondi, pelle pallida, che vanno a combattere nel deserto contro i persiani. È incredibile. È una cosa fantastica, perché poi ci sono diversi condottieri che torneranno in Italia dopo aver combattuto in Persia. Al seguito dei Romani, torneranno in Italia perché alleati dei Romani. E c'è, fra l'altro, se non sbaglio, anche uno di questi aveva sposato la figlia di Alboino, appunto in Oriente. Quindi, non so se era Drottulfo o qualcun altro che è seppellito a classe, non mi ricordo adesso. Non è Drottulfo, forse è Faroald, però adesso a memoria non mi viene. Però uno dei duchi tornati in Italia sicuramente aveva sposato la figlia di Alboino. Ma da qui nasce anche la teoria per cui il Ducato del Friuli è sempre stato molto più filo romano, esatto, che non filo pavese, perché esatto, comunque l'etnia, il sangue di Alboino cosiddetto, che viveva in Gisulfo nella sua dinastia, era con quei Longobardi che poi sono stati aggirati, corrotti, non si sa, ma sono andati a combattere per Roma. Quindi esatto, anche da qui il Ducato del Friuli è sempre stato un ducato molto ribelle, perché è legato più al mito di Alboino e al suo sangue. E mentre Pavia, la stirpe dei Gausi, non ha più regnato, possiamo dire che in Friuli c'era il sangue dei Gausi ancora. Quindi anche da qua
tutto la, beh, questa è tutta storia longobarda che meriterebbe un approfondimento in un altro film, no? Quindi con il 610, quando più volte i re longobardi usano gli avari o altri popoli per punire i duchi friulani. Quindi, esatto. Spoiler alert, già, perché non ne ho ancora parlato. Attenzione, spoiler alert. No, non dico niente. Però è una bella storia. Tutto dalla morte di Alboino. Nasce da Alboino, che è incredibile. Sono bellissime storie. No, perché Alboino, come dici tu, lì c'è la gente dei Gaussi praticamente che rimane al potere e i Gaussi diventano filoromani in sostanza, cioè semplificando. Esatto. E infatti poi il re di Pavia, Agilulfo, cioè, troverà una soluzione a questo problema, mettiamola così. Ma non solo lui, anche più avanti. Anche più avanti. Più esatto. Avanti. Siamo sempre stati un po' ribelli qua in Friuli, ecco, mettiamola così. Esatto. Senti, allora, qui abbiamo parlato della storia dentro al vostro bellissimo docufilm. Adesso però mi interessa anche parlare un pochino del come, quindi entrare nel dettaglio, cioè, diciamo, ci sveli un po' il dietro le quinte di un progetto così ambizioso, cioè come siete riusciti a trovare i fondi? Tu hai fatto un accenno a un'opportunità di finanziamento. Come avete organizzato come avete realizzato la sceneggiatura? Come avete organizzato le riprese? Penso che è una cosa molto interessante da conoscere, come degli appassionati sono arrivati a produrre un prodotto che, ricordiamolo, è apprezzato in tutto il mondo, insomma, quindi è di alto livello. Con costanza e coraggio, queste diciamo che sono le due cose fondamentali, non aver mai voluto mollare di fronte a ci sono tantissime difficoltà a produrre comunque un film, questa è la premessa, non è facile, non è impossibile perché ce l'abbiamo fatta noi che siamo quattro gatti, quindi è una cosa possibile, però ci vuole veramente costanza e una ferrea dedizione, ecco, questo è una cosa che bisogna dire. Io su questo mi sono lanciato cuore e anima, ho rinunciato a altre passioni, altre amicizie, altre cose, perché comunque ti prende. Uno dal punto di vista burocratico, cioè per fare qualsiasi cosa, ho dovuto inventarmi e a reinventarmi come burocrate. Sì. Mi ricordo che abbiamo girato nel periodo della zona rossa, dove le persone non potevano neanche uscire in strada a portare a fare la pipì il cane. Noi siamo andati a girare fino in Austria, quindi vi lascio immaginare la quantità di permessi per girare le scene che abbiamo fatto. Ecco, so, fare una chicca e mi chiedi dietro le quinte. Ma questo è esattamente quello che ti avevo chiesto, esatto, vai. Le liberatorie, diritti d'immagine, cioè è un intero mondo che si apre, che da rivocatore non lo conosci, però si impara, come tutte le cose... come si dice, la necessità aguzza l'ingegno e uno inizia a studiare, a leggere, a informarsi, a chiedere e si fa. Quindi queste sono state molte noie che sono riuscito a risolvere. I fondi è l'altro grande problema, ovviamente, una produzione cinematografica costa. Noi abbiamo trovato dei piccoli fondi, io posso anche dirlo, tanto sono cose pubbliche che vedo sul nostro sito, noi abbiamo fatto il docufilm più o meno con 25.000 euro, 30.000 euro, giù per lì, perché un po' qua, un po' là, abbiamo avuto la regione FVG che ci ha aiutato, il comune di Romans, la fondazione Aria a carico di Gorizia, la BCC di Stranzani Biles, una piccola banca, quindi ognuno ha dato un po'. Non conto che in un lavoro del genere, il lavoro che ho fatto come scenografo, come produttore, come casting, tutto il lavoro fondamentale che ha fatto mia moglie Sandra, che senza la quale non avrei creato questa cosa, che ha creato, si è messa a cucire abiti, ha dato una mano con tutto l'editing e l'aiuto regia a regista, e ha fatto da direttore artistico per le battaglie, è un lavorone, ed è tutto lavoro a zero euro. Quindi questo è l'unico modo. Creato fondamentale, perché se uno va a produrre un film deve mettere in conto anche tutte queste figure qua che ci sono, oltre chiaramente il regista, il cameraman e la troupe, che quelli noi li abbiamo ovviamente
pagati perché vivono di quello, come giusto che sia, e c'era la loro retribuzione. Però il lavoro dei volontari è totalmente gratuito ed è il grande aiuto che abbiamo avuto per questo film, è questo, perché se no non ci saremmo stati dentro col budget che a voi, se magari a chi non ha idea, sembra un budget grande. Fidatevi che adesso che sono entrato nel mondo di iscrivere il mio film ai vari festival, perché tanti premi, e perché adesso mi sono da autodidatta, ho scoperto dove andare a iscriversi ai festival cinematografici, archeologici, è un altro mondo ancora, questo sto impararlo con l'autunno e con l'inverno. E quando vai a vedere le caratteristiche, e i film low budget vengono definiti quelli che hanno da 100.000 euro in su di spesa, per farvi l'idea, low budget. No, ma infatti 25.000 euro è veramente pacche sulla spalle, birre e salame, come dire, no? Perché è tutto in super amicizia. E la cosa incredibile è che non si nota. Cioè, tu mi hai detto 25.000 euro, io avrei detto di più. E tu dici tanto, no? Io dico, sarà che io, lavorando anche nel marketing, produco anche dei... Conosci i costi, esatto, dei professionisti. So i costi di un video professionale, insomma, ma di un video di 3 minuti. A volte io spendo diverse migliaia di euro per un video di 3 minuti, insomma. E sicuramente non con quel livello di qualità. E ecco, la cosa che volevo dire è che, diciamo, non si nota questa differenza di budget con produzioni magari più blasonate, perché io, vedendolo, è un prodotto super raffinato, quindi lo faccio complimenti perché, diciamo, dal zero aver prodotto un prodotto così, miei complimenti, ecco, insomma, questo non sono gratuiti, non c'eravamo messi d'accordo su questa cosa, ma proprio no, avendo visto è veramente bello. Il punto di forza che dice che non si nota è grazie ai rievocatori storici che hanno partecipato e alle comparse, ma soprattutto sono i rievocatori storici perché portano una qualità e una riproduzione di abiti e corredi che è perfetta, che è il punto di forza del prodotto, nel quale non noti. Di tantissime produzioni hollywoodiane, netflixiane, amazoniane, chiamiamole come vuoi, dove sono vestiti come dei sacchi di juta, no? E lì magari spendono 1 milione di euro per produrre un episodio, non lo so, cioè, e non c'è una cura dei dettagli così. Noi invece abbiamo lavorato molto su quello che noi, come rievocatori storici e con gli amici rievocatori storici, potevamo fare. Cos'è la nostra qualità? Tutte le spese personali che ogni rievocatore ha, perché ogni rievocatore storico apre il taccuino e non guarda. Esatto. Chiamano, in termine tecnico, i sunk cost. I costi sommersi, nel senso, oramai avete già speso per e hai dei personaggi di qualità che tu vedi, diciamo che quello che io so, anche parlando appunto con Sandra più volte, adesso andando in giro ai festival ascoltiamo le critiche, perché l'unico modo per migliorare è ascoltare e seguire le critiche. Pecchiamo nonostante tutto nelle battaglie. Ma quello perché? Perché ci mancavano i numeri. Ecco, quella è la differenza tra le grandi produzioni e le piccole produzioni. Il numero e delle persone. Noi abbiamo avuto due fattori che ci hanno fregato. Ok, uno è il budget, ma quello si può ovviare perché abbiamo avuto tantissimi amici, cioè, che sono venuti veramente per una birra e si sono fatti un mazzo tanto. Quindi, grande elogio a tutte le persone che sono citate. Mi sente ancora? Ho perso l'immagine. Sì. No. Grande elogio a tutte le persone che sono venute, da volontari che ci hanno sostenuto e fatto, perché senza di loro non avremmo creato Langobardi. Questo è un fattore. L'altro fattore è comunque il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, perché ci siamo tagliati le gambe con tantissimi gruppi di rieducazione che non riuscivano veramente a venire da altre parti d'Italia, perché avremmo comunque ovviato il problema, era già nei piani miei iniziali, di chiamare solitamente tutti i gruppi di rievocazione che vengono qua alla rievocazione di Romanza, Langobardorum. Allora sai, già inizia ad avere un centinaio di persone su un campo di battaglia, cambia. Chiaro, e lo vedi nelle grandi riprese. Noi comunque nel male, se fai conto, abbiamo messo nel film, mi sono scritto perché 86 volti, quindi
non abbiamo riciclato all'infinito le persone come succede in tante altre produzioni, no? Che vedi sempre quella faccia cambiata di vestito. Noi abbiamo voluto molto mostrare fisionomie diverse, volti diversi, quindi siamo riusciti nel piccolo, nel caos della pandemia, nel caos di non avere soldi, in tutto quello che uno direbbe, chi te lo fa fare? Beh, l'abbiamo fatto con 86 persone, quindi sì, perdiamo magari nella battaglia, e questo lo ammetto, di fatto i prossimi certo. Però tutto il resto guadagniamo. Se potevate chiamare tutti, lì mettevate 100 persone urlanti e veniva ancora più... È il mio obiettivo, per Langobardi 2 il mio obiettivo. Langobardi 2 ci saranno 100 persone urlanti sul campo di battaglia. Sicuro, perché avendo creato questo primo prodotto, e adesso la gente, ma sai, è anche più predisposta. È sempre il problema dei pionieri. Facciamo un film, c'è sempre diffidenza. C'è chi viene a scatola chiusa, c'è chi è normale, non c'è da pensare male, è normale, no? Perché alla fine chi l'avrebbe immaginato di riuscire a fare questo, dice uno da fuori, no? Però sicuramente quando riusciremo a mettere in piedi le carte, dobbiamo preparare il terreno per lanciarci nel 2, non lo lanciamo così a vuoto, perché le cose vanno fatte bene e vanno fatte migliorando. Quando saremo pronti a fare un 2, io sono sicuro che avremo molte più collaborazioni, perché comunque molte più persone sono interessate. Ti dico, anche adesso stiamo producendo dei piccoli documentari che presenteremo a giugno alla nostra rievocazione, cose più corte, da 15 minuti, ecco, giusto per approfondire singole tematiche del mondo longobardo, quindi non un docufilm, ma dei docufilm su il guerriero, la morte, cioè tematiche per le scuole, okay. E c'è già molti più persone disponibili a venire, perché hanno visto che comunque non creiamo un prodotto di qualità. Il regista Simone è bravo, la squadra di lavoro che abbiamo creato è super valida, e quindi uno viene anche volentieri a partecipare, e questo è importante, perché è un dare e ricevere che fa crescere tutti, no? Cioè, è una sinergia, è fondamentale la sinergia che si crea nelle collaborazioni, ecco. E quanta soddisfazione è stata, al di là di tutto questo, no? Insomma, dei premi, come detto, in giro per il mondo, poi andare in Rai con la presentazione di Alessandro Barbero, perché il docufilm è andato in Rai con la presentazione. Cioè, che sensazione hai avuto quando hai guardato Barbero che presentava il tuo docufilm? Avevo i brividi, ma... Adesso dirò qualcosa che mi taglio le gambe. Boh, ma ormai siamo... Ormai voi dietro le quinte. Allora, arrivare in Rai Storia, era un obiettivo. Era l'obiettivo più alto che mi sono dato all'inizio, perché comunque come canale divulgativo, secondo me, è perfetto, no? Quindi... sperare di arrivare o a un'Angela o a un Barbero, che sono i due divulgatori al momento più conosciuti e più di tiro, per così dire, quelli che fanno più audience, più i maggiori influencer, chiamali come le vuoi, che vengono in Italia, era un'ambizione, ovvio, chi li conosce, chi ha i contatti, impossibile, no? Però all'inizio uno deve puntare sempre in alto, poi si arriva dove si arriva, no? Ma tanto lo devi sparare sparare lassù. E dall'altra parte, sinceramente, ma questo magari perché sono molto visionario, anche sui piedi per terra, perché mi piace fare un passo alla volta, però mi piace avere la visione lunga, no? Sapevo che se riuscivo a realizzare questo docufilm, sapevo che doveva in qualche maniera arrivare sui canali nazionali, perché essendo i primi che lo facevano, non potevano ignorarci. Cioè, come dire, era un senso di nessuno mi ha fatto nulla sui longobardi, non potevano ignorarci. Poi la realtà si sa che ti sega, ti mazzocca e non ti fa arrivare. Potevano ignorarvi. Però nel sogno, nell'ideale di quando hai queste cose dici, non l'ha mai fatto nessuno. È una carta vincente e speriamo che vada bene, capisci? E poi è andata. Il fatto, il destino, la provvidenza, chiamala quello che vuoi. Noi abbiamo iniziato a partire. E con Barbero, che l'hai citato, sono rimasto veramente... sorpresa in positivo, perché l'ho contattato via mail, mi ha risposto, mi ha detto di quando avrei, che l'avevo scritto già prima di presentare il film,
quando avrei avuto un prodotto di mandarglielo, che l'avrebbero visto, e poi ok, la Rai ha i suoi tempi un po' lunghi, ma a marzo abbiamo firmato il contratto a febbraio e in una settimana hanno già messo l'annuncio e siamo usciti. Quindi sono arrivato a casa da lavoro quella sera, seduto sulla sedia a guardare, e sono rimasto scioccato, sempre in positivo, della presentazione che ci ha fatto il professor Barbero. Cioè, sì, sì. L'enfasi che ha dato il primo documentario italiano, finalmente un prodotto italiano. Era felicissimo. Mai avrei pensato, sono sincero. Era veramente felice perché lui ha presentato così tanti documentari che vengono fatti in tutta Europa. Soprattutto gli inglesi sono bravi a fare i documentari, veramente di tutti, della loro storia l'hanno vivisezionata la loro storia in tutti gli anfratti, più le storie degli altri, però sì, questo documentario così non lui era molto fiero di poter portare un documentario italiano, quindi questo è veramente una bella cosa, un grandissimo risultato. Senti, ma adesso voglio andare a colpire il rievocatore che è in te e farti qualche domanda, che poi è la parte centrale che a me è piaciuta molto anche del docufilm, è la parte sugli usi, costumi, le abitudini, ottimo, giustamente c'è una buona giara, no, che utilizzi. No, no, c'è l'amica longobarda, no, perché a furia di parlare... esatto, con la famosa decorazioni, no? Ne ho visto uno proprio qualche giorno fa a Santa Giulia, ne ho visti un paio così, al Museo di Santa Giulia a Brescia. Sì, sono le famose stampigliature, che sono tutte diverse, esatto. Esatto, le stampigliature longobarde. E quindi, bene, ottimo argomento per introdurre il discorso degli oggetti, no? Insomma, partiamo dalle armi, magari, insomma, ci vuoi parlare, perché è la tipica cosa, domanda da rievocatore questa, no? Chiaro. Ci vuoi parlare un pochino delle armi, quello che sappiamo sulle armi preferite dei Longobardi, su che cosa utilizzavano? Beh, sappiamo che ci sono armi, come in ogni epoca storica, che vanno in base al censo, al potere economico di ogni singola persona. Sì. L'arma principale che sappiamo che utilizzavano i Longobardi, che era anche un'arma sacrale, e la lancia. La lancia, per quanto ci sembri un'arma povera, era l'arma del dio Wotan. Era l'arma incredibile. Ci sono degli episodi nella storia romana in cui anche, se non è Liutprando chi è, depone al papa la spada, ma in realtà la spada non era simbolo regale, era la lancia, perché la lancia era collegata al vecchio dio. Quindi nei Longobardi la lancia è un'arma fondamentale, e soprattutto è un'arma qualsiasi guerriero, perché è un pezzo di legno e una punta, quindi alla portata di tutti. Quindi è alla portata di tutti, anche i primi combattimenti. È anche un po' più facile da usare, no? Come arma. Ci vuole c'è un più facile apprendimento, si impara prima, si può essere prima lanciati nella bolgia della battaglia con qualche introduzione di lancia alla fine, no? Quindi lo vedo anch'io con i ragazzi nuovi che si approcciano al combattimento, non è un'associazione, la prima cosa che ci insegna è la lancia, perché è l'arma più facile da utilizzare. La lancia era a due mani e a una mano, non è il pilù romano, è sempre un lancino più corto, che però lo potevano usare a giavellotto o lo usavano a una mano in combinazione con lo scudo. Quindi questa era un'altra combinazione povera, che si chiamava lancia una mano e scudo. Poi abbiamo lo Scramasax. Non so se riesco. Eccolo qui. Scramasax è il coltellaccio. Ecco. Longobardo, molto simile a un gladio, più o meno. Ed era la cosiddetta arma di tutti gli arimani liberi. Perché sappiamo che la società longobarda, società militare, il diritto di portare le armi inizialmente era solo per coloro che erano di sangue longobardo. Poi l'evoluzione della società porterà a una divisione più per censo, per potere economico, quindi che non ha origini etniche e sanguigne, ma inizialmente, parliamo dell'invasione, le armi erano solo ad uso del popolo longobardo, anche perché se no in pochi non potevano tenere il potere sulla quantità di popolazione italica che c'era nella provincia. Quindi lo Scramasax è un'arma che si trova praticamente in quasi tutte le sepolture, quindi è la più diffusa. Di dimensioni poi
che variano negli anni, no? Perché si passano dai 20-30 centimetri fino ai 50, quindi diventano più armi quasi da cavaliere, quindi in base all'evoluzione militare dei Longobardi c'è questo. Queste sono le armi povere. Ecco, un'altra arma povera sono gli archi, l'arco lungo stile longbow per intenderci, o l'arco composito che è più di origine delle steppe. Quindi composito, quindi sono due tipologie di arco, arma povera ma efficacissima in battaglia, sia in caccia che in battaglia. Quindi sono le cosiddette armi povere, costavano poco ma in realtà letali quanto una spada. Vuoi spiegare la differenza? Perché magari non tutti lo sanno. Qual è la differenza tra l'arco composito e l'arco lungo, diciamo, il longbow? L'arco lungo è l'arco più antico che abbiamo in Europa, si usa fin dall'epoca primitiva, alla fine sono stecche che arrivano anche a un metro e mezzo, 1,60 m, se non sbaglio, unico pezzo di legno con la corda, è il classico arco che usiamo fin da bambini anche per giocare, che ce l'autocostruiamo con i ramoscelli, ecco, che comunque aveva una certa gittata. L'arco composito è una tipologia di arco più utilizzato dai cavalieri, quindi per quello popolo delle steppe lo usavano di più gli avari, lo usavano gli unni, lo useranno in seguito altre popolazioni che arriveranno da quell'epoca, perché l'arco lungo non si riesce a usare con la, a cavallo. No? A cavallo, ci si impiglia passando. È un arco più piccolo, dove sono entrate legno, tendine, cuoio, quindi è fatto, dovreste vederlo, sì, è una specie di B. Una lettera B allungata, eccolo, e essendo più piccolo e avendo questo misto di legno, tendine e osso, si crea una elasticità maggiore che consente una maggior gittata di tiro con le frecce, quindi un arco composito ha una maggior potenza rispetto a un arco lungo e veniva poi utilizzato a cavallo, quindi diventava una combinazione letale. I Longobardi lo acquisiscono in Pannonia dal loro contatto con i popoli avari. Quindi, come al solito, si rubano le tecnologie militari dei popoli vicini. Funziona, era utile. Quindi questa è la differenza. Comunque nel documentario vedete le due immagini, ma le potete trovare anche in rete, le due tipologie. Poi ci sono tanti gruppi di arcieri in Italia che magari vi possono far provare la differenza. Queste erano, diciamo, tutte le armi base. Poi, salendo di status sociale, abbiamo le spatte, quindi le spatte, beh, adesso questa è impossibile su un monitor, beh, io ho quella di Alboino, quella che si vede nel filmato, quella che abbiamo trasformato nell'arma sacra di Alboino, cercata poi da Gisbert, da Duchi dopo per guadagnarne la forza. Abbiamo le spatte che hanno varie dimensioni, che sono a doppio taglio, le spatte anche lì si differenziano in base all'impugnatura, se sono più ricche o più povere. Abbiamo spatte con impugnatura in cuoio, in legno, in ferro, fino ad avere esempi come Attrezzo sull'Adda o a Nocera e Umbra, dove ci sono spade con l'elsa in oro. Bellissimo. Pensiamo allo spazio delle spade ad anella con l'elsa in oro, o in argento, quindi sono delle armi incredibili che denotavano più lo stato sociale. Sicuramente non si andava a combattere con quella spada, perché comunque pesavano e erano ingombranti, però erano armi cerimoniali, come ci sono sempre state. Spate, la cosa importante che sappiamo è che tra i Longobardi c'era anche l'utilizzo di avere delle lame damaschinate, no? Quindi questo è quello tipo di intreccio, di disegni che si vedono nell'anima della spada, che sono date da due tipologie di acciai, uno più morbido, uno più duro, che vengono mescolate. Alcune spade sono damaschinate per questo. Quindi era una tipologia di lavorazione particolare che avevano i fabbri longobardi. Spate, sì, c'era il damaschinato, perché devo sapere che in Italia il ferro era di qualità molto scadente. Non è che la lama damaschinata sia il surplus. Cioè, se c'è un buon ferro acciaioso non serve da maschinarla, il damasco serve a correggere i problemi della tenuta del ferro che c'era, quindi è un falso mito, ecco, come quello delle katane giapponesi, che sono le armi migliori
in realtà non è, non è l'ho così. Visto demolito, l'ho visto demolito questo. Lo conosci Metatron? Penso, non lo so se conosci Metatron, è un aspetta. YouTuber molto bravo, qualcosa, ma non mi ricordo il nome. È inglese, ma cioè è italiano, ma i video sono in inglese. Comunque te lo consiglio, poi puoi dare un'occhiata, è molto bravo. Beh, ci sta, perché bisogna spatare i miti. Esatto. Quindi spate, quello, okay. Ci sono esempi di asce, ma molto rari, nonostante quello si sa, più nella zona nord-occidentale italiana, questo si ipotizza per il contatto con le popolazioni dei franchi, che lo utilizzavano molto di più. La Francisca, le Francisca, no? Cosiddette d'arancio, o i longobarde tipiche, abbiamo le cosiddette asce barbute, sono quelle che hanno la specie di pizzetto sul codolo finale, esatto, dove ci puoi inserire il pugno, puoi agganciarci uno scudo, sono una forma particolare di asce longobarde, ma non sono così diffuse, ecco, i longobardi andavano più su lance, scrama, sax e spatte come percentuali sui campi di battaglia. E poi particolare che abbiamo sono le armature lamellare, molto rare, abbigliamento più da duchi, da grandi nobili, ad alinghi, da re, perché costavano uno sproposito di soldi, ma sono un'altra cosa che li accomuna molto ai popoli delle steppe, perché queste armature lamellari, cioè sono scaglie di metallo unite insieme, legate con dei lacci di cuoio che coprono il petto, sono come dei bretelloni. Alcuni hanno anche il paraspalle, protegge il torace e poi viene fatto un gomello a proteggere le cosce per stare a cavallo. Sono armature da cavaliere tipiche dei popoli delle steppe, no? E adatte anche a un popolo nomade, perché potevano essere arrotolate come un sacco a pelo e messe sotto sella. Quindi sono molto legate. Di nuovo i Longobardi si legano molto ai popoli delle steppe che non ai popoli germanici. D'altra parte utilizzavano anche le cotte di maglia, che erano magari più in uso nei popoli nordici germanici. Quindi certo. I Longobardi per quello sono un po' strano da definire, perché hanno preso un po' il meglio da tutti, no? Almeno in ambito militare, tradizioni. Hanno unito veramente molte tradizioni culturali, sociali, militari, ecco. Dico che le armature lamellari erano molto popolari anche nell'impero romano, dopo il contatto con gli Unni e anche con i persiani le utilizzavano. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, io non sono un rievocatore, ma è vero che sono molto più facili da indossare, sono comode, diciamo, come tipo di armatura, per quanto può essere un'armatura? In generale comode o rispetto a cosa, per capire? Cioè, rispetto a armature tipo, diciamo, quelle, diciamo, un'armatura di maglia, per esempio, un'armatura... Okay. L'armatura di maglia è abbastanza... non è... è pesante. No, è una tunica, alla fine non dà problemi la cotta di maglia. Allora, l'armatura lamellare si indossa come indossare una maglietta, è molto comoda, il peso sulle spalle chiude, io la uso da molti anni, da quando l'ho fatta mi ci trovo molto bene, consente un'ampia libertà di movimenti, quindi è veramente importante. Io non l'ho mai provata a cavallo, ecco, cioè questa è una pecca. Sicuramente a cavallo è molto più comoda che non indossare una cotta di maglia, perché la cotta di maglia comunque va, è un tunicone che noi mettiamo che arriva fino a mezza coscia, fino al ginocchio, quindi molto più ingombrante, più adatta al combattimento a piedi, gaffante la cotta di maglia come protezione, anche perché comunque con una buona cintura che ne sorregge il peso sulla pancia, la cotta ti abitui, neanche non la senti. L'armatura lamellare invece, come avere due bertelloni, è ancora più comoda, dà un po' di protezione in meno, ma sui colpi da botta io l'incasso non sento niente, quindi con una buona tonica in botta sotto sei esatto. A posto, ecco. Sei ben protetto. No, perché io trovo che sia un'innovazione, diciamo, tecnologica interessante come da un punto di vista difensivo. Senti, ma parliamo invece di cose da più quotidiane, poi ti lascio andare perché già è un'ora e mezza, insomma, poi... No, ma se non annoiamo la gente, nessun problema. No, vedo che il pubblico continua a seguirci. Prima di andare avanti vorrei farti vedere un po' di complimenti, perché mi sembra giusto, te ne hanno fatti tanti. Niesus dice anche... avevamo qui Marco Sasso, un film fatto davvero bene, bello interessante. Grazie. Una cosa bella, siete di ispirazione.
Rosalba, siete stati bravissimi nei particolari, è vero che eravate pochini nelle battaglie, ma grande efficacia nelle emozioni. Fabio, ci vorrebbero più documentari fatti prodotti in Italia, va bene. Poi Rossana ha detto siete stati superlativi, vostra passione dimostra che i risultati anche con 25.000 euro si possono raggiungere, complimenti. Cioè, insomma, e anche Nicola, che io saluto, insomma, che ci ricopererà dopo, insomma, che conosco, che dice vi recupero domani in differita, passo al volo per fare i complimenti. Grazie. A Matteo e al lavoro che avete svolto, insomma, e anche Stanislao ha detto la stessa cosa. Ci tenevo a fare questa carrellata perché, insomma, sono tanti che ti fanno i complimenti, quindi mi sembrava una cosa giusta. Fa piacere, perché se riusciamo ad andare via a un movimento ci guadagniamo tutti a livello culturale, ma soprattutto le nuove generazioni. Se siamo tra quelli che hanno lanciato in questo settore un via che sia fonte per altri gruppi di fare cose simili nei loro periodi storici, andiamo a migliorare. Ma certo, la quello che stavo pensando io, gli Etruschi e i Bizantini, qualunque argomento sarebbe interessantissimo un lavoro come quello che avete fatto. Senti, su cose, diciamo, più della vita quotidiana ancora, gli abiti dei Longobardi ci sono citati in un famoso passo di Paolo Diacono, no? Che cosa sappiamo su come si vestivano almeno inizialmente i Longobardi, che poi sappiamo che dopo adottarono i vestiti della popolazione locale? Sì, ci sono due mode, no? Usando un termine moderno, c'è la moda dell'invasione stile pannonica e la moda romana, perché comunque il mito sempre lo status da seguire, la moda era Roma e quello è rimasto. Diciamo che nel periodo pannonico la vestizione dell'uomo longobardo poteva essere sia okay, con una tunica, come poi rimarrà nei secoli anche sostanzialmente in Italia, ma si usavano in quel periodo dei caftani, quindi delle specie di vestaglie o di kimono, per come farvi capire, che sono molto tipici appunto di quei popoli delle steppe, di nuovo una moda orientale che vengono prese da lì. Anche tra le donne, oltre che la classica tunica, stotunica che potevano indossare, che è un qualcosa che rimane poi per molti più secoli, inizialmente avevano uno stile tipo, anche qua definito cappottino pannonico, era una specie di cappotto aperto sul centro del petto che era tenuto insieme dalle fibule a staffa, da fibula S o da cintura, e quindi uno stile molto più, anche qua, simile al periodo pannonico ungherese. Sì, il famoso stile pannonico di cui abbiamo parlato prima, no? Dell'impero degli Unni, insomma. Scusami, mi sono un po' sovrapposto. No, hai fatto bene. Sì, è tipico dell'impero degli Unni, di tutti questi popoli che hanno questo modo di vestire un po' a coprirsi diversamente. Ad esempio, anche per il freddo, c'è un tipo di oltre il classico mantello che poi rimarrà, che sarà anche un modo di ostentare per ricchezza. Nel periodo pannonico si usava una specie di cappottone di lana grosso, definito appunto cappotto pannonico, alla fine non è nient'altro che un cappotto lungo fino alle caviglie, lo indosso anche nelle scene iniziali di Alboino per mostrarlo quando sale sul monte Matayur, sul monte del re, per mostrare questo cambio di moda che non hanno. Usano sempre lino, lana, canapa, si sa che si usa anche addirittura il cotone, perché dobbiamo fare il mito che il cotone non c'era. Il cotone arrivava dall'Oriente, costava più soldi, ma arrivava dall'Oriente, grazie a Roma, sempre grazie a Roma. Anche la seta arrivava. Cioè, nel film, faccio indossare ad Alboino il mio abito di seta per mostrare che lui era un re che aveva possibilità sfarzose e poteva permettersi di acquistare la seta dai romani. Quindi... Certo. Ci sono anche abbigliamenti ricchi che vengono presi da Roma, diciamo, generalmente se non erano lino, canapa e lana, le cose abitue che si utilizzavano. Tipico che sappiamo dei Longobardi sono le fasciature, e con le fasciature a ginocchio, per il quale vengono presi in giro, racconta Paolo Diacono, dai JPD che si mettevano le calze, sembravano come gli zoccoli dei cavalli. Quindi, però in realtà le fasce, sappiamo, erano un accessorio di vestiario molto utile, specie nell'Italia di quell'epoca, perché comunque i prati erano incolti, si camminava nelle sterpaglie,
davano un isolamento, quindi termico, cioè davano una protezione da morsi di animali, da morsi di insetti, cioè gli antichi si vestivano, se potevano, tutto in maniera utile e congrua a preservarsi. Diciamo che lo sfarzo era più per le classi sociali elevate, ma la vestizione base è sempre stata utile e pratica. E quindi ciò che usavano era tutto utile. Poi magari però, per approfondire queste cose potete scrivermi, ecco, senza che adesso andiamo avanti, se volete, se vi serve qualcosa di informazione, o se volete vedere delle immagini, basta andare su internet e vedete i vestiti dei vocatori longobardi, ecco. Esatto, io sono stato anche al museo, non sono stato ancora a Romanzo, ma a Milano, al museo archeologico, ci sono alcune ricostruzioni di abiti longobardi, okay, dal soldato alla donna comune, eccetera. Quindi è un piccolo museo, il Museo Archeologico di Milano, però ha una bella sezione longobarda, per essere, insomma, non ci sono tanti musei con una bella sezione longobarda, quindi quello mi sento di consigliare. C'è anche il famoso, la spada che hai citato tu prima, del tesoro di Trezzo. Fantastica, gli anelli d'oro, diciamo, dei duchi, no? Dei signori degli anelli si chiamavano, li hanno soprannominati. E soprattutto un mito che vorrei anche togliere, che purtroppo la televisione attuale ci sta dando, è che non era un'epoca grigia, cioè non c'era il marrone, il grigio, colori sfarzosi. Era un'epoca super variopinta di colori, i vestiti dei longobardi erano unioni di colori contrastanti che al giorno d'oggi magari non metteremo per i contrasti forti, ma loro lavoravano molto, se potevano permetterselo ovviamente, di lavorare sul mostrarsi sgargianti con colori vivaci, se potevano permettersi le tinture, ma anche nei poveri si cercava un contrasto, un abbinamento di colori, che era un'epoca molto colorata. Ecco, un'altra dannazza memoria che ci arriva dall'Ottocento, dal Novecento, è che l'Alto Medioevo è grigio, scuro e pieno di fuliggine, no? Esatto, tutti sporchi, i vestiti sporchi, no? Invece non dipende dal contesto. La gente si lavava, ad esempio anche noi nel film vediamo le scene di battaglia, quelli sono sporchi, ma lì ci sta, perché magari hanno marciato per giorni, hanno dormito a terra, ci sta che se ne fangati, ma le scene del villaggio invece, se uno ha un torrente vicino, non è che sta nero, cioè, si lava, c'è un'igiene, ecco, bisogna togliersi questi falsi miti che abbiamo del passato. Esatto, sono completamente d'accordo, completamente d'accordo. Abbiamo pure la gente che ci, un attimo che tolgo un commento che era uno spam. Ho visto. Un'altra cosa che mi interessa sono le abitazioni tipiche dei Longobardi, almeno di nuovo all'ingresso in Italia, perché poi le cose evolvono con il tempo, però ci vuoi parlare di questo? E qui devo dire che è stato molto bello la location che avete trovato, no? Perché avete girato in Austria, se non sbaglio, in un villaggio ricostruito. Molto bello. È il parco archeologico di Elsarn, sul Danubio. Bellissimo, devo dire. Relic Museum di Elsarn. Quello è un villaggio del IV secolo. Un po' antecedente, sì, ma più o meno a livello di costruzione ci siamo, ecco. E lì, grazie al contatto che abbiamo con un rievocatore austriaco, Geza Frank, lui fa parte di un progetto di studio romano sia tardo imperiale che cosiddetto bizantinista, come potremmo dire, come rievocatore, ecco, ci ha messo in contatto col museo di Elsarn, abbiamo chiesto di girare da loro e abbiamo trovato la romance delle origini, cioè, anche perché girare nelle capanne fedelmente ricostruite tutto serve a dare un'ottica alla gente di cosa era un villaggio all'epoca, perché comunque i Longobardi non costruivano in pietra, costruivano con legno, argilla e paglia, non avevano le doti ingegneristiche dei romani, questa è la verità, e quindi o occupavano ciò che c'era di romano o costruivano in legno e in argilla, quindi quel villaggio lì è stata una grande collaborazione ed è un altro punto di forza, ecco, del docufilm. Che grazie a Elsarn abbiamo collaborato con 3 musei diversi, che per una piccola produzione è importante. Ok, il museo nostro di Romance, perché è quello che gestiamo, quindi
è il nostro museo che volevamo valorizzare, Civico Museo Archeologico di Romans, il museo di Elsner in Austria, e abbiamo avuto una collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Spagna, con sede a Madrid, che ci ha fornito i manoscritti che tu vedi nel docufilm. Ah. Quelli sono gli Schilizze, non vorrei dire, mi pare sono gli Schilizze, sì, sono gli Schilizze, ma non è di Schilizze, e loro hanno gli originali, quindi anche lì, piccola produzione locale, Matteo Grudina che scrive alla Biblioteca Nazionale di Madrid, salve, sono un rievocatore che sta facendo un docufilm, avremo bisogno delle immagini, dei manoscritti. Bellissimo. E trovare un'accoglienza che magari in Italia in alcuni musei ti storcono il naso, ti guardano dall'alto in basso e non collaborano con te perché sei solo un misero rievocatore che non vale niente, non farò nomi, però mi è successo nell'esperienza del docufilm. Mi ma facciamo di... No, stavo per dire una cattiveria. però non si fanno mai nomi, si fanno nomi solo del bello, non del brutto. Esatto. come comunque non mi stupisce, mettiamola così. Ecco, quindi vedi, anche in questo un'altra cosa molto bella. Abbiamo unito Spagna, Italia e Austria per una piccola collaborazione. E ripeto, una coproduzione europea, una coproduzione, sai, possiamo dirlo, dai. Se avete occasione, vi consiglio un viaggio comunque su a Elstern. Ne abbiamo girato in due parti, lì e a Matt, c'è scritto nei titoli di coda perché non voglio fare la pronuncia sbagliata, anzi guarda, te lo dico al volo perché merita, ed è una, ce l'ho qui un attimino, scusatemi. Eccolo, Mautern an der Donau, ed è uno dei presidi militari sul Danubio, sempre sopra Vienna. Quindi le scene che si vede, i muri di pietra della città fortificata, sono presi lì. Quindi abbiamo cercato vari dettagli, no? Ma quanto sono bravi questi austriaci, perché anche Carnuntum, insomma, cioè ci sono tanti... Ci sono tanti di questi modi. Però, e qui, questa è una bella transizione... voi state lavorando a un bel progettino per portare questa tipologia di parco archeologico in Italia, cioè, non che non ci siano del tutto, no? Però dico, avete un bel progettino a Romans, quindi ce ne vuoi parlare a riguardo? Questo è un altro di quei progetti che mi porto sulla schiena dalla fondazione dell'associazione, praticamente. Un'idea folle. Un'idea folle perché, tornando al discorso di inizio intervento, quando uno va a fare l'esperienza all'estero, scopre che all'estero sono molto più bravi a valorizzare la storia che noi italiani. Forse noi ne abbiamo così tanta che non ci rendiamo conto delle ricchezze enormi che possediamo e di ciò che si può fare con la storia e con la cultura. Specie in un periodo di crisi come questo. Che avere un museo con dentro i reperti sia sufficiente per parlare della storia. Quando Bravo. Parlare della storia, in realtà è molto al di là del reperto e serve per ricostruire il periodo, per dare un'idea del periodo. Tant'è vero che in Italia, a Roma, il Museo della Civiltà Romana è chiuso da non so quanti anni, che è uno dei pochissimi musei nato con il concetto, anche se un po' vecchio stampo, comunque nato con il concetto di spiegare la civiltà del romana, non solo i reperti. E quindi questa cosa a me è sempre per prima. Claro. Sono stato di recente a un museo abbastanza recente che va in cerca di andare in questa direzione, che a Ravenna, Classis si chiama, che cerca di andare in questa direzione, però sì, sono i primi tentativi, perché in Italia, come dicevi tu, l'idea del museo che parla di storia è un museo archeologico, con i reperti, più che spiega il periodo. Quindi scusa se ti ho interrotto. Va benissimo, perché comunque anche per chi non ha vissuto, tra chi ci segue, l'esperienza all'estero è difficile da concepire, quindi bisogna fare un cappello. Io mi ricordo che sono stato in Svezia, in Danimarca, e ci sono dei villaggi vichinghi. Cioè, lì veramente hanno trovato una pietra, un monolite, quello che vuoi, hanno creato una struttura intorno che fa turismo, cultura, valorizzazione del territorio con una pietra. Sì. Vai in Austria, come dici tu,
e ci sono tantissimi parchi tematici. Noi qui, appena oltre in Carinzia, abbiamo un parco sui Celti, e questo di Elsarn è sul Danubio, ma ce ne sono, c'è Carnuntum che è strepitosa, ci andiamo ogni anno in rievocazione, è proprio una cittadella romana ricostruita, ma non solo lì, vai già in Ungheria, ci sono questi esempi sempre di parchi tematici, o la stessa Aquincum con tutta la cittadella ricostruita. La Francia non la conosco, ecco, quindi non so. No, Francia, te lo dico, te lo garantisco io. Francia, ecco. Uguale all'Austria, nel senso è anche, ecco. C'è proprio questo concetto, ma c'è, cioè, uno va, beh, a Nins, pensa a Nins, cioè. Va in Spagna, nelle arene, Tarraco e tutto, fanno gli spettacoli, le rendono vive, ecco, rendono all'estero la storia viva, ed è quello che la gente vuole vivere la storia, perché l'appassionato come noi sta magari anche un'ora a guardare una teca ed è contento, però se tu fai vivere la storia alle persone, la fai emozionare, gli dai un'emozione, gli rimarrà più impressa e la amerà di più e diventerà vettore di trasmissione ad un'altra persona ancora. Quindi all'estero sono molto bravi. In Italia ci sono degli esempi del genere, non dobbiamo dire che non ci sono, ce ne sono, ma sono ancora pochi rispetto al potenziale enorme che in Italia abbiamo. Cioè, siamo la patria della cultura mondiale, e non è essere nazionalisti, è la verità. Se calcoliamo in percentuale ciò che ha l'Italia, non penso che nessuna nazione europea abbia un equivalente come il nostro, solo che noi, per la burocrazia, per le rogne, per il disinteresse generale, non lo so, sono tanti fattori, non ci lavoriamo. Un po' di divisione anche tra la cultura alta e la cultura bassa, no? Quindi c'è questa cosa, insomma. Vabbè, comunque, tanti pensano che questa sia una cosa di nicchia, che invece è sbagliato, perché la cultura deve essere divulgazione per tutti, fatta bene. Cioè, esatto. Sono tanti fattori, non possiamo dare una causa unica. Diciamo che è un sistema che dobbiamo cambiare. Ecco, questa secondo me è la missione di noi rievocatori, studiosi, ricercatori, divulgatori come te e altri conducete queste trasmissioni. Cioè, è una missione che ci dobbiamo dare, di far capire alla gente che dobbiamo essere noi a dare un cambio di visione. Lo facciamo per le generazioni dopo. Noi ormai siamo compromessi, tra virgolette, no? Facciamolo per chi verrà, prima che vada dimenticata per sempre la storia e le sabbie del tempo, perché basta una generazione, due, e fumiamo i ricordi storici, ce li fumiamo. Quindi da qui l'idea di creare prodotti o cose per creare la storia viva. E da qua mi ricollego alla tua domanda di origine, che da queste visioni all'estero di come creano queste strutture dove la gente si immerge nella storia, ho in testa di creare a Romance un villaggio longobardo del VI secolo. Quindi creare la Romance originaria. Romance è stata fondata dai Longobardi, e io voglio creare questo, che la gente la viva, che la gente apprezzi la storia per quello che è, perché quando sei dentro la storia la impari ad apprezzare di più, anche se magari all'inizio sei con la visione chiusa, ma devi vivere le cose, vivere le emozioni. Quindi questo progetto ce l'ho da quando più o meno ho creato Invicti Lupi, ma ovviamente i tempi non erano maturi, perché personalmente non erano maturi. Adesso a 38 anni, col bagaglio di esperienze, di pugni in faccia, tutto quello che c'è stato, esperienze acquisite, ho una competenza per gestire quello che sto realizzando. Quindi adesso c'è. I tempi, almeno qua da noi, iniziano a essere maturi, perché ci inizia a essere a livello territoriale una partecipazione, che non è facile. Perché penso che tutti voi vi siete scontrati con chiusure mentali su di storia non si vive, di storia non si mangia, di storia non si fa una mazza con la cultura. Alla fine, un pezzo alla volta, stiamo iniziando, almeno qua a Romance e in Friuli, si inizia a muovere. Io parlo della mia esperienza, poi non so come siano chiaramente le altre, parlo sempre del mio mondo, ecco. Quello inizia. Dall'altra parte, vedo che in Italia comunque è fondamentale, e va detto, inizia esserci anche un interesse della classe politica alla cultura, che è molto più importante, mentre negli anni passati la cultura era sempre
quella cosa, l'assessorato da dare di contentino a qualcuno, quindi adesso... No, questo sta cambiando, questo ho notato che sta cambiando, l'ho visto nelle città che conosco. Veramente interessati. Esatto, persone che veramente si interessano all'argomento, quindi adesso questo ho visto anch'io l'evoluzione su questa cosa. Quindi questo è un altro tassello. Il mondo è interconnesso, quindi la gente più viaggia, più gira, più vede che all'estero ci sono queste cose, magari vuole andare qua. Portiamo molto, molto turismo, quindi ci sono varie cose che fanno creare, che abbiamo iniziato a porre delle basi per creare questa struttura a Romance. Stiamo combattendo ancora con la burocrazia, che in Italia è il nemico più difficile da battere, che è una rogna enorme. Io ho iniziato questo progetto, diciamo, ufficialmente lo scorso autunno, fine estate, quando avevamo dato notizie sui nostri social. L'avevo visto. Ci sto lavorando anche se non pubblichiamo niente, perché in questo momento ho solo un quintale di noie burocratiche da sbollire, e fidatevi, sono cose che tolgono il sonno, perché quando uno riesce ad arrivare lì, che ha tutto ed è lì ed è pronto e c'ha la forza, l'energia, la burocrazia ti succhia le energie, proprio come una sanguisuga, fa così. E lì sta, e quello sta la testardaggine al carattere di una persona, di non mollare, sacrificare altre cose. Io so benissimo che sto sacrificando tantissime cose della mia vita, però mi sono dato questa missione, questo ideale di voler creare questa struttura. Se non è per me, sarà per i miei figli, per i figli di altri, per chi verranno, no? E quindi io spero di riuscire. L'obiettivo era inaugurarlo quest'anno, purtroppo tra ritardi burocratici, la pandemia, costi di materie prime che adesso sono andati su così, con la scusa della guerra, ci hanno tirato su tutti i prezzi del mondo, quindi vabbè, sono varie cose, ce la faremo. Io punto a questo punto molto più plausibile per la primavera del prossimo anno di fare una cosa, inaugurare un primo lotto, perché noi quello che vogliamo creare a Romance non è creare tutto subito, ma creare come erano i villaggi una volta, cioè c'è un nucleo originario con la casa del capovillaggio, delle strutture intorno, e poi negli anni è una struttura che deve ingrandirsi come erano i villaggi antichi, una struttura dove noi vogliamo recuperare la tradizione, vogliamo recuperare l'artigianato, gli artigiani, i mestieri che stanno a perdere. Vi faccio degli esempi, quindi, di lavori. Farai tutti i mestieri antichi, no? Che si possono... Questa è la mia ambizione. Fabbro, no? Chiaro, no? Ad esempio, noi qua in Laguna, beh, ma ho visto che l'altro giorno hai messo un'immagine sulle fondazioni di Venezia con l'immagine dei casoni di paglia e tutto. Ecco, la costruzione di quei casoni è un mestiere che hanno due generazioni fa. I nonni, i bisnonni. Quando moriranno, perché il destino è quello, morirà quella generazione, chi saprà più costruire un tetto di paglia? Chi saprà più fare queste cose se non c'è un trapasso di nozioni a una nuova generazione? Questo è un esempio di cosa. Sì, lavorare il ferro. Ormai si lavora a livello industriale, ma il ferro battuto. Quanti sono gli artigiani che lavorano ancora il ferro battuto? I ceramisti che fanno ancora le infornate particolari e non industriali? Cioè, chi sa ancora tosare una pecora, creare il filo, creare un telaio? Cioè, noi diamo per scontate tante cose con la città moderna, però questi mestieri hanno un giro di boa. Quando muoiono coloro che detengono questo sapere, per noi è finita la società multimediale. Bisogna andare a ricostruirlo, poi bisogna fare il lavoro dell'archeologo, ma è diverso. Bravo. Mentre adesso abbiamo la possibilità di mantenere, e quindi di non far spegnere la candela e poi di andare a provare a riaccenderlo. Ed è questo. Io, per esempio, ho visto dei bellissimi aree, diciamo, musei, in cui sono state raccolte tutte le abitazioni. L'ho viste in Belgio, ho visto in Romania. Sono state raccolte tutte le abitazioni tipiche di un paese, e dove... E quindi hanno dei grandi, questo un grande parco, no? E con tutti i mestieri ricostruiti in modo da mantenere anche questa cosa e anche far vedere come si viveva. E la cosa che a me ha fatto impressione quando ho visitato alcuni di questi posti è stato risentire gli odori
e le sensazioni di quando andavo a casa di mio nonno, che aveva la cantina con il vino, le cose la casa fatta di legno a mano proprio, quindi capito che non sentivo più da quando ero bambino, capito? E la cosa a cui ho pensato è stato: io sono forse l'ultima generazione che ha potuto toccare con mano quello, ma per riflesso, diciamo, non in prima persona, però riflesso, capito? Perché avevo ancora mio nonno che era vissuto in quel mondo lì, sostanzialmente, come dicevi tu, no? Era vissuto in quel mondo lì. Ma difatti l'ambizione è di creare, se tu crei una struttura, crei un punto di incontro, è quello che manca, no? Perché manca quello. Sì, certo. La mia ambizione è creare il villaggio e che diventi un centro culturale internazionale. Cioè, noi abbiamo il vantaggio, una volta in passato era una rogna, parlavamo prima delle invasioni, adesso il vantaggio è essere su un corridoio, il cosiddetto corridoio 5, come si chiami. Cioè, noi siamo nel cuore della cosiddetta ex Mitteleuropa, no? Il Friuli è collegato all'Austria, quindi al mondo germanico, è collegato alla Slovenia, quindi al mondo slavo. Veneto è collegato al mondo mediterraneo. Quindi siamo un crocevia di passaggi, di scambi culturali fondamentali. Romans è situata a 3 minuti dall'uscita dell'autostrada, quindi nell'essere nel verde è tutto, siamo però collegati. Però è raggiungibile. Quindi abbiamo le carte in tavola, anche perché dopo possono partecipare artisti, artigiani, rievocatori provenienti da tutta Europa che vengano qui e che è un libero posto di scambio. Io vedo già, quando andiamo a scuola e facciamo fare i laboratori artigianali ai ragazzini, che sia provare a fare una passamaneria, che sia impastare le mani nell'argilla e creare un vasetto, che sia tagliare un pezzo di legno di cuoio e farsi un borsello, che sia fare un orticello, piantare la terra, sono piccoli gesti, ma vedi già l'entusiasmo dei ragazzi che non sono più abituati a lavorare con le mani. Ora, trasmiga questo entusiasmo in un posto dove, come vedi nel film, hai le case di legno, hai gli animali liberi perché vogliamo reimpiantare, reintrodurre animali da fattoria, vogliamo reintrodurre le piante dell'epoca, perché ormai le piante moderne sono diverse. Per fortuna noi conosciamo anche una fattoria didattica qui di Aquileia, si chiama del Comugnai, dove stanno riscoprendo i grani antichi e le culture antiche. Ad esempio, sappiamo che i grani antichi erano più alti di quelli attuali. Cioè, sono cose che la gente non conosce, ma devi trovare gli appassionati che sono esperti di quello, portarli in un centro comune e fare divulgazione. Cioè, lo vedo come un obbligo per trasmettere la storia dei nostri avi. Alla fine, se noi siamo qua, è grazie a nostri genitori, ai nostri nonni e a tutti quelli che hanno creato la storia prima. Quindi è quello che vogliamo noi lasciare, come io, come Matteo, come Invicti, è un lascito testamentario al futuro, no? Non solo consumare una società, ma dare qualcosa con i nostri limiti, i nostri problemi, siamo umani, però c'è. Sì, dare più di qualcosa. Guarda, Matteo, veramente un grandissimo piacere questa chiacchierata, e abbiamo parlato di tante cose, mi sono molto divertito, grazie infinite per il lavoro che avete fatto e che farete in tutti i progetti che state svolgendo. Siete per me un esempio di come si fa divulgazione in modo serio, in modo innovativo in Italia, veramente complimenti. Volevo dirtelo. Grazie mille. E grazie per essere stato con me per una bel paio d'orette, e quindi direi di chiudere, perché se no, come dico, a un certo punto diventa sequestro di persona. mia moglie non si è ancora lamentata, guarda. Non si è ancora lamentata, ma allora io devo andare a... una buona esperienza, Sandra, con tutto quell'impegno che vedi che mi porta a questa associazione. Se non avessi, cioè, non è una leccata, come si dice, però se non avessi una moglie così che mi sostiene, no, tutto sarebbe impossibile, come tutti ben sapete. Quindi è un lavoro enorme, e se si fa in due è meglio che non farlo da soli. Quindi
Se non mi metto ancora niente per l'intervista, puoi andare avanti. Ok. E quindi, no, quindi diciamo, no, veramente complimenti anche a lei, e dico, anche questo ci accomuna, perché ovviamente anch'io riesco a fare quello che faccio solo grazie alla piacevole tolleranza e anche al supporto di mia moglie. Va bene, dai Matteo, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato religiosamente fino all'ultimo, e sicuramente ci saranno altre occasioni, eh. Grazie mille per adesso. Se qualcuno è in zona, non so se anche tu, ci possiamo vedere a giugno, ecco, noi abbiamo il decennale quest'anno della rievocazione, quindi non c'è ancora il villaggio, ma avrete modo di incontrare tanti rievocatori storici da tutta Italia e tutta Europa. A giugno quale data? Diciamolo così. 11-12 giugno, comunque sulle pagine, sul sito, vedete, ecco, lì è uno spaccato di storia con vari popoli, Longobardi, Franchi, Romani, Avari, Gepidi, quindi di nuovo lì il Friuli, rendiamo con rievocatori di vari periodi dell'Alto Medioevo italiano. Anche lì tutti mi hanno parlato bene, perché io ho diversi rievocatori che mi seguono e tutti quanti mi hanno parlato bene di questo di questo incontro. Va bene, dai, e poi appuntamento ovviamente nel 2023 in primavera, data da definirsi per vi terremo aggiornati appena riusciremo a fare il primo book, a piantare il primo palo. State tranquilli che vi inonderemo le pagine di foto di work in progress, perché sarà una cosa nuova, innovativa, e quindi dovrà avere risalto. Devi farlo. Io ormai sono al newsletter, quindi rimango aggiornato. Ci spommiamo ormai. Va bene Matteo, grazie, buonanotte a tutti quanti che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie a tutti. Aspettami, ciao. Un secondo. Sì.